Relazioni di questo pomeriggio. Il primo è Valentino Baldi, ben arrivato, buon pomeriggio. E la sua relazione è l'identificazione emotiva. Valentino Baldi insegna letteratura italiana contemporanea all'Università per Stranieri di Siena. Si è occupato in particolare di romanzo moderno e di teoria della letteratura. Ha dedicato a Francesco Orlando diversi articoli su Allegoria, Between 600 e 700. Nel 2015 ha pubblicato per Quodlibet un saggio sulla teoria letteraria di Orlando intitolato Il sole e la morte. Bene, gli do la parola. Grazie, grazie mille Carla Benedetti. Allora, grazie anche per questa organizzazione di convegno, anche in circostanze così complicate. Allora, io parlerò di identificazione emotiva concentrandomi su tre opere di Francesco Orlando: La lettura freudiana della Phèdre, Per una teoria freudiana della letteratura, e il più breve Reminiscenze letterarie e classi, un'autoanalisi che ha già ricordato Alessandra Ginsburg e che in effetti Alessandra mi ha segnalato qualche anno fa. Intendo seguire e commentare il modo in cui Orlando si è occupato di identificazione e di emozioni, a partire dal testo, perché ritengo che si tratti di uno degli aspetti più prolifici per proseguire una ricerca teorica sulla letteratura in chiave, come sappiamo tutti, freudiana, ma non psicanalitica. Per iniziare, ho deciso di scegliere un testo non centrale nella riflessione di Orlando, ma a cui ha prestato molta attenzione un maestro che lui avrebbe definito, e forse ha proprio definito così, genialmente insopportabile, quale Jacques Lacan. Il testo è il capolavoro di Poe, I delitti della Rue Morgue, di cui esaminerò solo la parte introduttiva, che è anche un'allegoria esemplare, di cui il racconto costituisce la componente particolare. Dopo aver spiegato la differenza tra il calcolo e l'analisi per mezzo di una distinzione teorica e di una doppia semplificazione che riguardano i giochi di scacchi e dama, Poe attribuisce all'analista la capacità di immedesimazione. Si legge: l'analista si proietta nell'animo dell'avversario, di cui un ulteriore esempio chiarisce l'importanza. Un bambino di 8 anni, che Dupin dice di aver conosciuto e interrogato di persona, è imbattibile a un gioco che consiste nell'indovinare l'esatto numero di biglie che l'avversario nasconde fra le mani. Oltre a spiccate e premature doti logiche, il bambino è in grado di mettere in pratica un singolarissimo esperimento psicologico. Ora leggo il breve passaggio nella traduzione di Manganelli. Quando voglio sapere quanto savia, quanto sciocca, quanto da bene o quanto maligna sia una certa persona, o quali siano i suoi sentimenti in un certo momento, adatto per quel che posso l'espressione della mia faccia all'espressione della sua. E poi aspetto di vedere quali pensieri o sentimenti mi sorgano nella mente o nel cuore, tali da convenire o accordarsi a quell'espressione. Quindi, per questo fanciullo non esistono più segreti né destino, visto che l'esercizio di immedesimazione gli consente di penetrare così tanto nei pensieri dell'altro da diventare effettivamente l'altro. Dupin, in questo e negli altri racconti della serie, dà continuamente prova di questa capacità e fornisce a noi oggi una delle più riuscite allegorie letterarie del fenomeno dell'identificazione emotiva. Però a questo punto vorrei chiedermi in che senso e da quale prospettiva noi possiamo leggere questo tipo di allegoria. Rappresenta forse la posizione dell'autore di un testo, di qualsiasi testo letterario, alle prese con i suoi narratori e personaggi. Allora il fanciullo autore vede nei pensieri o sentimenti di qualsiasi figura, conformemente a una regola a cui nessuno scrittore può esimersi, essere il demiurgo di un mondo pandeterministico e pansignificante. Ma possiamo leggere l'apologo anche nella prospettiva del lettore. E dunque la posizione del fanciullo diventa quella del fruitore, costretto da determinati espedienti formali, nell'apologo sono appunto l'imitazione delle espressioni facciali, a identificarsi, diventando temporaneamente identico all'altro. Nella parte iniziale del ciclo freudiano, dunque nella lettura della Phèdre e nella sua teoria della letteratura, Orlando parla sia esplicitamente che implicitamente di identificazione emotiva e lo fa seguendo entrambe queste prospettive che definirò a monte e a valle del testo letterario. La prospettiva a monte è quella rivolta al destinatore del messaggio testuale ed esalta il ruolo della finzione poetica come condizione fondante la scrittura, qualsiasi scrittura. Prendendo a prestito le dinamiche che Freud presenta nell'articolo sulla negazione, Orlando spiega che la finzione poetica equivale a quel non che
che non nega semplicemente qualcosa, ma costituisce la condizione unica affinché qualcosa, il represso, possa essere accettato intellettualmente e di conseguenza enunciato, che è un aspetto, secondo me, importante da aggiungere al nostro dibattito sulla formazione di compromesso. Dunque, senza questo lasciapassare, non sarebbe possibile ad alcuno scrittore prendere parola e proporre alcuna condivisione di linguaggio e di emozioni. La prospettiva Valle, invece, è concentrata sul lettore, e oggi forse è uno degli aspetti più difficili da condividere della teoria di Francesco, ma dal mio punto di vista è ugualmente efficace. Ne abbiamo un'anticipazione nella lettura della Phèdre, in cui Francesco Orlando scrive: «Il destinatario non è libero di fronte ai personaggi, ma è vincolato a certe reazioni dal testo. Senza, per esempio, questa prevalente identificazione emotiva con la protagonista, andrebbero perduti per lui tutti i significati del testo». Ma, come è noto a tutti, è soprattutto nell'ultimo capitolo della teoria freudiana della letteratura che l'idea è disciplinata in cinque categorie: inconscio, conscio non accettato, accettato ma non propugnato e così via, che presuppongono una formula condivisa che possiamo enunciare icasticamente. Comprendere significa sentire, che può anche essere rovesciata in non è possibile sentire, cioè provare emozioni al cospetto di un testo letterario, senza prima comprenderlo e condividerlo. Per Orlando il testo, quindi, presuppone una funzione di destinatario che è orientata dalla scrittura e da cui non è possibile sfuggire, pena la non comprensione. Chi leggesse la Phèdre senza identificarsi più o meno problematicamente, a seconda, anche a seconda delle condizioni storiche, sociali, psicologiche e private, nella sua protagonista, semplicemente non starebbe leggendo la Phèdre. La reazione del pubblico, in altre parole, è orientata e guidata dalla forma, categoria che Orlando ha sempre usato con un certo disagio, ma alla quale non si è mai, per nostra fortuna, dalla quale non si è mai, per nostra fortuna, disfatto. Contemporaneamente sono solo quei testi che continuano a orientare problematicamente le identificazioni dei lettori nei secoli ad essere dei veri capolavori. Questo a proposito di un altro aspetto della discussione molto importante, che è quello sul giudizio di valore. Ora, mentre preparavo questa relazione, mi è venuto in mente un esempio che mi sembra tra tutti il più adatto per riflettere sulla ricchezza, sulla contraddittorietà e anche sulla complessità che caratterizza il rapporto tra forma e identificazione emotiva. L'esempio si trova nel 12° libro dell'Eneide, in cui leggiamo, alla fine appunto di tutto il poema, l'ultimo scontro tra Enea e Turno. E mentre la pietas dell'eroe virgiliano si affievolisce, assistiamo a un complesso gioco di identificazioni tra personaggi. A ben vedere, gli ultimi versi sono quasi tutti per Turno. I passaggi che cito sono tutti tratti dalla traduzione molto bella di Alessandro Fo. Turno appare atterrito da un giove nemico, leggiamo, che lo spaventa più del fervido dire dell'avversario. Prova a scagliare un sasso enorme contro Enea, ma non si riconosce, non sembra padrone della sua forza e della sua mente, di conseguenza manca il bersaglio. E a questo punto Virgilio ci offre un paragone tra i sogni angosciosi di immobilità e la condizione di Turno, il cui petto è agitato da molti pensieri. Enea scaglia una lancia che trapassa l'armatura di Turno, lo ferisce al femore, e Turno, riconoscendo la vittoria all'avversario, gli chiede di non privarlo della vita, ma di restituirlo all'affetto del padre. Enea esita, sta per cedere, ma improvviso si fa strada in lui il ricordo della morte del giovane Pallante, anche per un dettaglio sull'armatura di Turno, che era stato ucciso, abbattuto da Turno. Con questa intuizione a guidarlo, abbatte la sua, leggiamo, ira terrificante contro il nemico. Ora mi chiedo, quale identificazione è possibile fissare in un testo che, in maniera inaspettata, ci propone una mise en abyme plurima del meccanismo identificativo? Turno chiede ad Enea compassione sulla scorta di un, leggiamo, padre simile al suo. Enea, al contrario, sceglie un'altra immagine per identificarsi e vendica Pallante ucciso, lasciando che la vita di Turno fugga fra le ombre. Non solo gli ultimi due versi, ma l'intero episodio è costruito per favorire l'identificazione del lettore con Turno e, aggiungo, con Pallante, entrambi appartenenti alla classe logica delle vittime. Mentre Enea, proprio vendicando Pallante, diventa identico a quello che è stato, ma ora non è più, Turno. Ora, è singolare che in un libro che precede di più di 30 anni il ciclo freudiano e che non è mai stato centrale nell'orbita orlandiana, ritroviamo una notazione che ci consente di mettere questo fenomeno in una prospettiva più ampia. Nella Nausea di Sartre troviamo una pagina
fondamentale a proposito di questo rapporto obbligato tra testo e destinatario. Cito un breve passaggio. Passeggiavo, ero uscito dal villaggio senza accorgermene, pensavo ai miei imbarazzi finanziari. Questa frase, presa semplicemente per quello che è, vuol dire che questo tale era assorto, afflitto, a mille miglia da un'avventura, precisamente in quel particolare stato d'animo nel quale si lasciano passare gli avvenimenti senza vederli. Ma alla fine è lì, presente a trasformare tutto. Per noi questo tipo è già l'eroe della storia. La sua tetraggine, i suoi imbarazzi finanziari sono ben più preziosi dei nostri. Sono tutti indorati dalla luce delle passioni future. Le aspettative conferiscono alla lettura una dimensione retroattiva. Ogni parola non può essere ricevuta dal lettore come casuale, ma viene inserita in un sistema coatto e coerente che a partire dalla fine riorganizza gli istanti. Siamo di fronte a una esemplificazione letteraria della dinamica tra senso e catena del significante, come direbbe Saussure, ma anche lo stesso Lacan, che ci consente di concludere che la finzione poetica opera sul destinatario prima di qualsiasi soluzione formale specifica. E questa la posta in gioco nell'ultimo capitolo di Per una teoria freudiana. Non una figura, non una determinata struttura, ma già il semplice fatto di trovarci davanti a un testo letterario ci costringe a operare certe scelte, ad assumere un determinato atteggiamento. Oggi ovviamente non posso dilungarmi né su queste scelte né su questi atteggiamenti, se non sostenendo senza approfondire che è su questa dimensione che definirei appunto coatta e paranoide, che sto lavorando da qualche tempo. Però a questo punto intendo approfondire una conseguenza capitale della finzione poetica di cui Orlando parla attraverso le categorie della negazione. Proprio nel breve, densissimo articolo freudiano, ritroviamo un'altra categoria che va rimodulata nel passaggio dallo psichico al letterario, quella che si traduce in italiano la funzione di giudizio. Freud definisce la negazione, come noto, un'accettazione intellettuale del represso, ma nella seconda parte dell'articolo, altrettanto nota, forse un po' meno impiegata in studi letterari, si sofferma proprio sul rapporto tra negazione, represso e funzione di giudizio. Ciò che questa funzione è chiamata a svolgere sono due operazioni, dice Freud. La prima ha a che fare con la qualità dell'oggetto ed è declinata in termini libidici. Questo oggetto voglio inglobarlo dentro di me oppure no? La seconda invece ha a che fare con l'esistenza dell'oggetto. Questo oggetto esiste nella realtà esterna, nella realtà oggettiva oppure no? Ed è proprio a partire dalla rimodulazione della funzione di giudizio che possiamo approfondire alcuni aspetti del fenomeno dell'identificazione emotiva in un'opera letteraria. La finzione poetica è il presupposto di partenza di qualsiasi testo, quella garanzia, ci spiega Orlando, che consente a qualsiasi scrittore di prendere parola, come un gigantesco non che introduce qualsiasi testo e che sottintende la parola successiva, sempre allusa e mai nominata, esiste. Eppure, se ci fermassimo qui, non capiremmo come e soprattutto dove questo testo effettivamente esiste. Nella letteratura fantastica, un libro che, dico tra parentesi ma spiegherò a breve, riconosce troppo parzialmente il suo debito nei confronti di Freud, Todorov si interroga sulla realtà e sulla verità delle opere letterarie ed effettua un passaggio che ci consente di rimodulare il ruolo della funzione di giudizio in letteratura. Scrive Todorov: benché le frasi del testo letterario abbiano in linea di massima una forma assertiva, non si tratta di asserzioni reali, giacché non soddisfano una condizione essenziale, la prova di verità. In altre parole, allorché un libro comincia con una frase, come Jean era in camera sdraiato sul letto, non abbiamo il diritto di chiederci se sia vero o falso. Una domanda del genere è priva di senso. Il linguaggio letterario è un linguaggio convenzionale in cui la prova di verità è impossibile. La verità è una relazione tra le parole e le cose che esse designano. Ora, in letteratura queste cose non esistono. In compenso, la letteratura possiede un'esigenza di validità o di coerenza interna. Se alla pagina seguente dello stesso libro immaginario ci viene detto che non vi è nessun letto nella camera di Jean, il testo non risponde all'esigenza di coerenza. Ora, questo stesso passaggio dalla funzione di giudizio all'esigenza di coerenza è il fenomeno più importante che dipende dalla finzione poetica. Già prima di qualsiasi figura, dicevo, un'opera letteraria deve offrire una coerenza a qualsiasi destinatario si possa immaginare. Nella citazione di Todorov è implicito il discorso che ho inaugurato attraverso Orlando e Sartre, cioè, benché la letteratura sia fatta di parole che somiglino irrimediabilmente a quelle della comunicazione, nessun destinatario di questo messaggio può trattare le parole letterarie come parole della comunicazione
o soltanto come parole della comunicazione. Pena, ordinariamente, l'incomprensione parziale o totale del messaggio. Dunque, la finzione poetica chiede e consente di eliminare, per la fruizione di un testo letterario, qualsiasi funzione di giudizio e di abbracciare, al contrario, una valutazione sulla coerenza dell'opera. Vi ho detto che Todorov, a mio giudizio, paga molto parzialmente un tributo a Freud. Il Freud che ho in mente, perché ovviamente Freud è citato nella letteratura fantastica, ma il Freud che ho in mente è quello dell'altro grande libro che Orlando considera fondamentale per studiare la letteratura in termini psicanalitici, che Carla Benedetti ricordava in apertura di questa sessione, Il perturbante o, come Francesco avrebbe voluto, Il sinistro. In quel saggio, infatti, Freud ci offre una distinzione tra funzione di giudizio ed esigenza di coerenza che non solo anticipa le riflessioni todoroviane sul fantastico, ma resta una prova ineguagliata di sguardo teoricamente consapevole sulla letteratura. Dopo aver distinto il perturbante come ritorno del rimosso da quello come ritorno del superato, Freud aggiunge un terzo tipo di perturbante che sembra appannaggio esclusivo dei poeti. In questo mondo, che somiglia e non somiglia alla realtà oggettiva da una parte e somiglia e non somiglia al reale psichico dall'altra, il poeta può crearsi a piacimento le proprie regole a cui il giudizio e le emozioni del lettore sono soggette, soggiogate. Ma il semplice distacco di un testo letterario dalle regole di realtà non è di per sé garanzia di perturbante, come nota Freud. Infatti vi leggo un breve passaggio. Scrive Freud: il poeta può inoltre essersi creato un mondo che, meno fantastico di quello delle fiabe, si distingue tuttavia dal mondo reale perché include esseri spirituali superiori, demoni o spiriti di defunti. Tutta la componente perturbante che potrebbe rientrare in queste figure viene meno fin dove giungono le premesse della realtà poetica. Le anime dell'inferno dantesco, le apparizioni degli spetti nell'Amleto, nel Macbeth, nel Giulio Cesare di Shakespeare, possono essere abbastanza fosche e orrende, ma non perturbanti, non più in ogni caso di quanto lo siano le serene divinità che popolano il mondo di Omero. Noi adeguiamo il nostro giudizio alle condizioni di questa realtà inventata dal poeta e trattiamo anime, spiriti e spettri come esistenze perfettamente legittime, come lo siamo noi nella realtà materiale. Questo mondo è fatto di un linguaggio che somiglia a quello della comunicazione, ma, differenza capitale, è riferito a un referente diverso da quello della realtà oggettiva, ma non completamente identificabile con quello psichico dei sogni, dell'apsus e nemmeno dei moti di spirito. È una realtà che, proprio in virtù della finzionalità poetica, consente due operazioni diverse ma interdipendenti nella prospettiva del destinatario. L'identificazione, quello che ritrova nella finzione della Phèdre, sono io, la generalizzazione, quello che ritrova nella periferia siciliana del Gattopardo, è tutte le periferie. Si tratta di quei due principi fondamentali del pensiero di Matte Blanco che Orlando intuisce in parallelo, come diceva Alessandra Ginsburg, all'inconscio come insieme infiniti. Quindi con Orlando comprendiamo che in letteratura le relazioni tra razionalità e illogicità, simmetria e simmetria sono bionivoche e interdipendenti. Lo scatenamento dell'identificazione e l'azione del principio di generalizzazione dipendono, leggiamo e impariamo dal ciclo freudiano, dalla nostra comprensione razionale del testo. Ma questa comprensione, per le cose che ho detto fin qui, non può essere ridotta a pura razionalità, visto che il messaggio letterario ci richiede da subito una predisposizione alla simmetria, una condizione, dicevo, paranoide, coatta, in quanto prodotto finzionale ci domanda, a prescindere dal suo tasso di figuralità, di sospendere la funzione di giudizio e di accettare i principi di coerenza dell'opera, aprendo con questo a identificazione e generalizzazione. Accettiamo e condividiamo, non so se propugnandola o meno, attraverso la razionalità e assistiti dalla finzione poetica, la logica del celebre prigioniero di Matte Blanco, convinto che stracciando le righe del suo pigiama riuscirà ad evadere dalla prigione. Ora, noto di passaggio che una simile dinamica tra identificazione e generalizzazione è presente espressa in termini molto simili, quasi sovrapponibili a questi, nell'estetica di Lukács. Per Lukács la forza evocativa delle opere mimetiche consente, cito, di richiamare continuamente e immediatamente le esperienze generali del lettore, offrendogli una totalità concreta, cioè un rispecchiamento artistico della totalità della realtà o di una delle sue parti essenziali. Come conseguenza, l'individualità diviene piena di significato e l'universalità cessa di essere trascendente e compenetra la particolarità in tutte le sue parti. Oltre a condurci
a una prospettiva marxista con cui è ancora proficuo mettere in dialogo le considerazioni psicanalitiche, almeno per Orlando era un aspetto decisivo, il riferimento alle esperienze generali del lettore mosse dalla forma estetica introducono perfettamente l'ultimo testo orlandiano di cui vi parlerò, appunto, Le unità di un testo letterario e le classi di Matte Blanco. Qui, in questo breve testo, Orlando compie un'operazione spregiudicata e sorprendente, due aggettivi che formulo nella prospettiva del ciclo freudiano, e in particolare di quel capitolo conclusivo sulla serie dei contenuti, in cui leggevamo che qualsiasi emozione veicolata dal testo deve necessariamente passare da un'esatta comprensione della sua lettera. In questo articolo, che, come ha detto Alessandro, è frutto di una relazione pronunciata al convegno internazionale sul pensiero di Matte Blanco, che si è tenuto a Roma nel 2004, Orlando si muove in direzione apparentemente opposta, facendo un'esplicita violenza alla lettera del testo e dimostrando come certe figure, similitudini, metafore, antitesi soprattutto, riaffiorano nei suoi ricordi di studioso e nelle sue emozioni di lettore proprio perché il testo è portato oltre la sua lettera, incluso entro classi generali in cui diventa altro. I passi che Orlando ci dice di annotare vengono prima analizzati nell'articolo e di seguito inseriti in classi definite da funzioni proposizionali che hanno a che vedere con la vita sua e quindi di tutti. I primi quattro versi, ad esempio, del primo canto dell'Inferno, che ritagliano la similitudine fatica stabilita tra Dante, personaggio, e colui che volentieri acquista, sono ricondotti da Orlando a funzioni proposizionali universalizzanti, che separano il testo dal suo contesto, trasformandosi nella reminiscenza in meccanismi di identificazione. Leggo un passaggio centrale in questa analisi dantesca. Voglio dire, dice Orlando, che il lettore al quale spetta soddisfare la triplice funzione proposizionale, mettendosi al posto di quei, potrà più tardi mettere quel che gli viene in mente al posto dello smarrimento in una selva oscura, dell'ascesa di un colle, dell'apparizione di una lupa, per giunta di una lupa che è allegoria di avarizia, a meno che non lo sia di incontinenza. L'acquistare e il perdere, il piangere e l'attristarsi della terzina restano riferibili, sempre per comparazione, a qualunque altra situazione, anche molto più quotidiana e meno allegoricamente singolare di quella dantesca. A questo punto mi chiedo, in conclusione del mio intervento, come conciliare l'Orlando del ciclo freudiano e l'Orlando che non esita a mettere in campo reminiscenze private, personali trasformazioni testuali provocate dall'identificazione emotiva. Quale coerenza esiste? Questa forse è la domanda generale sottintesa, ancora più urgente, tra queste fasi del suo pensiero. Non certo proverò a dare una risposta univoca, anche perché credo che questa sarà una delle grandi questioni che potremo accontentarci soltanto di aprire oggi, ma spero che un'ultima citazione mi permetta di fare un po' di luce. Ho sempre ritrovato in uno dei saggi danteschi di Borges il mistero che si muove nelle dinamiche del non rimosso in Matte Blanco e altrettanto in molte pagine sulla freudiana logica dell'inconscio studiata da Orlando in letteratura. Il saggio si intitola Il carnefice pietoso ed è dedicato a Francesca da Rimini nel quinto canto dell'Inferno. L'oggetto dell'analisi è enunciato immediatamente. La compassione di Dante, e con lui di noi lettori che sperimentiamo una specie di identificazione emotiva al quadrato, per la storia della colpa di Francesca. Borges espone quattro congetture possibili, le chiama così, ma si dedica in particolare ad una, la quarta, nell'ordine del suo discorso, che è, leggiamo, la meno precisa e per questo borghesianamente la più azzeccata, ed è introdotta da un esempio. Scrive Borges: consideriamo due proposizioni. La prima, gli assassini meritano la pena di morte. La seconda, Rodion Raskolnikov merita la pena di morte. Dubbio che tali proposizioni non sono sinonime. Paradossalmente, ciò non è dovuto al fatto che siano concreti gli assassini e astratto o illusorio Raskolnikov, bensì al contrario. Il concetto di assassino è una mera generalizzazione. Raskolnikov, per chi ha letto la sua storia, è un essere reale. Nella realtà non vi sono, in senso stretto, assassini. Vi sono individui che l'inadeguatezza della lingua include in questo insieme indeterminato. In altre parole, chi ha letto il romanzo di Dostoevskij è stato, in certo qual modo, Raskolnikov e sa che il suo crimine non è libero, poiché una rete ineludibile di circostanze lo ha prefissato e imposto. Ora, il discorso sull'inevitabilità della colpa con cui Borges giustifica la pietà di Dante e con essa la nostra
per noi oggi è meno importante del rapporto che si instaura tra realtà e finzione in questa pagina. La generalizzazione e la simmetria da sole non bastano per spiegare il mistero di un'opera letteraria, ma è quella relazione che si instaura tra una forma che razionalmente ci conduce nel testo e le emozioni che, garantite e orientate da questa finzione, ci consentono di portare il testo altrove, in una realtà che è diversa da quella oggettiva e non completamente assimilabile a quella psichica. Una dimensione terza, non autoreferenziale né referenziale in maniera tradizionale, ma rivolta a un referente che negando ci lascia parlare, respirare e quindi vivere. Mi fermo qui. Grazie mille. Ah, il microfono, Carla, non è, cioè, è ancora spento. Grazie mille a Valentino Baldi per questa relazione sull'identificazione emotiva e che ha posto varie questioni e problemi che potranno essere ripresi nella discussione. Adesso è il momento di Valentina Sturli che ci parlerà delle figure dell'invenzione, una ricerca incompiuta di Francesco Orlando. Valentina Sturli si è formata alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ha conseguito il dottorato di ricerca all'Università di Padova e alla Sorbona e ora presso la Sorbona, il Dipartimento d'Études Italiennes, è attualmente docente a contratto di Lingua e Letteratura Italiana. Si occupa di teoria della letteratura, di letterature comparate, con particolare riferimento all'ambito italo-francese contemporaneo. Ha scritto saggi sulla letteratura fantastica, sul cinema horror, sulla serialità televisiva e recentemente ha pubblicato due monografie, Figure dell'invenzione, per una teoria della critica tematica in Francesco Orlando nel 2020 e Estremi Occidenti, frontiere del contemporaneo in Walter City e Michel Houellebecq, anche questo del 2020. E ricordo infine che è tra i curatori del volume postumo di Francesco Orlando, Il Sovrannaturale, uscito nel 2017, e di Vecchi Maestri e Nuovi Mostri, Tendenze e prospettive della narrativa horror all'inizio del nuovo millennio 2019. Bene, Valentina, a te l'onore di concludere questo pomeriggio con questa relazione che sembra molto incuriosire sull'ultima Grazie. ricerca di Francesco Orlando. Grazie Carla e grazie a tutti, veramente tanto è veramente molto bello trovarmi qui tra tanti amici e tanti maestri soprattutto. Avete un handout, non lo proietterò mai in chat, quindi i passi che citerò sono pochi, ma se volete potete conservarli, leggerli, rileggerli e farne l'uso che preferite. Allora, sì, la mia relazione parla appunto dell'ultima ricerca di Francesco Orlando, una ricerca incompiuta, appunto dal titolo Figure dell'invenzione. Negli ultimi anni del suo insegnamento e della sua vita, Orlando si dedica a un progetto che resta incompiuto, la ricerca su quelle che appunto definiva le figure dell'invenzione, e penso che molti di noi ne abbiano a più riprese sentito parlare in quegli anni. Nel 2006 Orlando tiene il suo ultimo corso universitario a Pisa e decide di dedicarlo proprio a questa indagine, per ripercorrere un cinquantennio di attività, ma anche per gettare le basi per nuovi sviluppi dell'indagine tematica. Il corso, che abbiamo interamente audioregistrato, ed è anche per questo che appunto sono riuscita a studiarlo così approfonditamente, sempre grazie al nostro collega Beppe Zaccagnini, che qui saluto e che ha registrato molti dei corsi di Orlando, essendo alla base anche di molta documentazione che se no sarebbe andata perduta. Il corso sulle figure dell'invenzione, dicevo, si apre con la constatazione che le vie di accesso all'analisi del testo letterario possono a grandi linee essere ricondotte a tre ambiti: lo studio dello stile, elocuzione, la gestione delle voci narranti e delle sequenze temporali, disposizione, e il piano dei contenuti semantici o temi, invenzione. Orlando osserva che il piano elocutivo è stato formalizzato sin dall'antichità,
Con il lavoro narratologico di Jeanette anche la disposizio si è dotata di una sistemazione rigorosa, mentre, secondo Orlando, un tenace pregiudizio di tipo antimimetico avrebbe impedito di concepire proposte di formalizzazione rispetto al piano del contenuto, ovvero là dove si attualizza il rapporto del testo coi referenti. Ed è proprio da qui che prende le mosse la sua ricerca, che vuole essere prima di tutto un'indagine dei processi attraverso cui un singolo testo letterario modellizza la realtà e crea il suo specifico mondo. Al primo punto dell'endout vi ho messo una parte di un'intervista che lui rilascia verso appunto la fine della sua vita, dove dice: l'opera d'arte parla del mondo, però in ogni opera d'arte c'è un mondo diverso. Quando leggiamo un romanzo è come se inforcassimo un paio d'occhiali che ci fanno vedere il mondo in un certo modo, con certe proporzioni, con un certo colore, con certe caratteristiche, con certi rapporti. Questi due concetti, la coppia oppositiva, mimesi e convenzione, tutti e due onnipresenti, e l'idea che esistano anche figure dell'invenzione, sono quasi la stessa idea vista da due lati differenti. Ora, va notato subito che ci troviamo nel pieno della concezione post-romantica di invenzione, per questo che mentre Orlando tendeva a parlare anche di figure dell'inventio, io preferisco non usare il termine latino perché può creare una sovrapposizione, secondo me, abusiva e anche un po' confusiva. Qui appunto siamo nella concezione post-romantica di invenzione, intesa come creazione originale di una singola individualità artistica. Un'invenzione che riguarda da vicino il rapporto tra testo e mondo e la forma in cui ogni singola opera ne costruisce una propria idiosincratica e selettiva rappresentazione. Ricordiamo che per Orlando l'opera non rispecchia mai il mondo, ma ne dà una rappresentazione selettiva e spesso ne costituisce anche un negativo fotografico. Ora, per avvicinarci a una prima idea di cosa Orlando possa intendere con figure dell'invenzione, oppure appunto una figuralità che non si esplica solo sul piano del lessico, della gestione temporale, delle figure retoriche tradizionali, ma appunto sul piano tematico, pensiamo al ritratto già citato che in Papa Goriot Balzac fa di Madame Vauquer nella lettura appunto che ne dà Auerbach. Ce l'avete poi al punto 2, ora io sintetizzo. Appunto Auerbach parla del motivo della consonanza del luogo, la pensione da un lato e la vita che lei, la tenutaria, conduce dall'altro, fino ad arrivare a dire che la sua sottoveste assume il valore di una specie di sintesi dei diversi locali della pensione e che tutto è già incluso nella persona di lei. Il motivo dell'unità di luogo ha afferrato l'autore con tale forza che gli oggetti e le persone che formano un ambiente acquistano per lui, cioè per Balzac, una specie di secondo significato, diverso da quello afferrabile razionalmente, e questo è importante, ma di gran lunga più essenziale. Un significato che non si può designare meglio che con la parola demoniaco. Questo dice Auerbach. Ora, commentando il passo, Orlando mostra come per demoniaco Auerbach intenda qui la capacità di Balzac di stabilire tra personaggi e ambienti una relazione che è di sovrapposizione se non di identificazione. Tra questi piani semantici si instaura, in altri termini, un legame inventivo destinato a rivestire un'importanza cruciale nella caratterizzazione di entrambi. E lo stabilirsi del nesso è una trovata di Balzac, che a priori non corrisponde ad un legame presente nella realtà, bensì appunto costituisce un'assimilazione di due entità distinte che proprio nel loro convergere potenziano il senso del testo. Siamo in altri termini davanti a una particolare modalità di organizzare i contenuti semantici in modo che tra di essi siano articolabili rispondenze, richiami, relazioni, non sempre a tutta prima evidenti, ma che fondano la densità e la pregnanza del testo. È compito del critico vederli e provare a descriverli. Questo anche appunto per rispondere a chi oggi a volte pensa che qualsiasi lettore, che si possa abolire la funzione del critico, qualsiasi lettore sarebbe legittimato ad interpretare allo stesso livello. In realtà noi sappiamo che i critici forse servono a qualcosa, che è appunto anche leggere, rileggere e saper vedere, essere esercitati a vedere quello che magari a una prima lettura non si vede. Ora, la concezione sottostante è quella di un testo in cui siano attivi, benché non sempre a livello esplicito, legami che solo la progressione nella lettura e un'eventuale rilettura possano rendere evidenti.
Questo naturalmente è spesso stato intuito dai critici, ma il tentativo di Orlando è provare a descrivere secondo quali ipotetiche figure questi legami di senso potrebbero essere articolati. Visto che nessuno dei tropi classici sembra prestarsi a tale compito, ci si può chiedere, e questa è la domanda di Orlando, se ve ne siano altri capaci di descrivere questi rapporti esistenti tra le componenti del testo e tra questi e i referenti di realtà cui rimandano. La risposta di Orlando è impostare uno studio su come ogni singolo testo intrecci appunto reti di senso che trascendono la singolarità e l'isolamento delle componenti semantiche di personaggi, descrizioni, paesaggi, situazioni, temi, per collegarli ad un livello più profondo. Per Orlando le operazioni inventive si fondano sullo stabilirsi di questi legami a livello semantico ed è a questa dimensione testuale, in qualche modo invisibile e forse anche a un livello profondo indivisibile, che pensa quando parla di figure dell'invenzione. Ora, le figure tradizionalmente intese appunto interessano porzioni di testo che vanno da alterazioni di singole parole fino appunto ad un livello concettuale, ma legare la figuralità solo alla quantità, alla frequenza e alla rilevanza delle figure di stile appare a Orlando sin da subito riduttivo, perché appunto la cosa non riuscirebbe a spiegare la natura di certi testi che, pur poverissimi a livello elocutivo, di metafore, similitudini, ironie, eccetera, sono però al contempo evidentemente figurali. Questo ce lo avete appunto al punto 2 dell'handout, quando Orlando si chiede se sono pensabili, e per esempio non è così forse in caso, testi tanto spogli di metaforicità su scala microfigurale quanto metaforeggianti in una estensione o in una totalità macrofigurale. Qui Orlando appunto parla di macrometafore, ma è evidente che non si tratta solo di quelle, solo delle metafore. Sin dall'inizio della sua riflessione propone infatti che nel testo letterario possa abitare una figuralità più diffusa. Il tentativo di distinguere il livello delle microfigure da quello delle macrofigure, per esempio, come sappiamo tutti, è già stato ampiamente citato, è alla base di illuminismo barocco e retorica freudiana. Come sappiamo, le lettere si immaginano scritte da due persiani in visita a Parigi che osservano con sguardo straniato gli usi dell'Occidente, scrivono ai correligionari in patria e i loro corrispondenti mostrano una tale inclinazione alla fallacia di ragionamento che il lettore non ha difficoltà a cogliere la satira che il testo mobilita contro di loro. Ma appunto contro chi è questa satira? Da un punto di vista letterale si sta parlando di religione maomettana e di Islam, ma sappiamo che il testo deve essere fruito, è previsto che il lettore estenda la cosa da queste alla religione cristiana. Orlando si domanda di che tipo di figuralità possa trattarsi e individua un dispositivo che interessa il piano del contenuto e che appunto si articola in due fasi. Una figura generale di negazione freudiana, per cui appunto si finge di ossequiare qualcosa che in realtà viene pesantemente attaccato e deriso, e una figura di spostamento, per cui appunto si finge di parlare di una cosa, Islam, e invece si sta parlando di qualcos'altro, il cristianesimo. Al primo livello, Islam e cristianesimo sono due religioni differenti, ma in effetti hanno fortissimi punti di contatto assimilabili nella prospettiva di una critica illuministica e razionalista. Dogmatismo, irrazionalità dei miti fondatori, arbitrarietà. D'altra parte, fingendo appunto di parlarne con molto ossequio, se ne sta parlando male. Siamo in altri termini davanti a una macrofigura dell'invenzione, anche se Orlando ancora non la chiama così, che funziona solo se si accetta che nel testo sia al lavoro una programmatica e costante sovrapposizione tra le due entità. Ora, fino a una certa data, lo scopo di Orlando è mettere in luce nei testi l'articolarsi di una dinamica repressione-represso sia a livello formale che contenutistico, mediante lo strumento principe, ne abbiamo sentito molto parlare, quindi non mi dilungo, della formazione di compromesso. Ma, come abbiamo sentito, da un certo momento in poi questa dinamica di matrice freudiana comincia ad essere integrata e riletta in chiave matteblanchiana, come un articolarsi dialettico di due diversi tipi di logica, simmetrica e asimmetrica. Ora, al punto 5 dell'handout, credo sia il punto 5, quello che comunque parla di Phèdre, c'è un passo che appunto riguarda la macro figura di negazione alla base della Phèdre.
non lo leggo tutto, mi sembra un passo oltre che bellissimo, per cui ogni volta lo rileggo veramente con grande piacere perché è esteticamente molto bello, dice anche una cosa molto importante, ovvero appunto quando Orlando arriva a parlare del macro fenomeno della negazione freudiana, arriva a dire non solo la negazione appunto e l'impianto di tutta la tragedia, ma addirittura nel momento in cui si deve interpretare uno dei versi più famosi, quello dell'onda, che scarica sulla spiaggia il mostro marino incaricato di uccidere Ippolito e poi se ne ritrae spaventata, visto appunto la mostruosità che la stessa l'onda ha in qualche maniera scaricato sulla spiaggia, Orlando dice, qui c'è questo verso, le flot qui la porta recule épouvanté, e Orlando dice, se anche in questa superba figura retorica riconosco una negazione freudiana, è perché ritrovo un soggetto fittizio spaventato di se stesso o di ciò che apporta e compie un'assimilazione la cui logica sarebbe tanto lecita nel linguaggio del sogno quanto è abusiva secondo il principio di identità. Ora commentiamo noi se per la logica comune una regina come Fedra e un'onda sono due cose diverse, questo specifico testo stabilisce tra di loro una classe logica comune che le avvicina e le rende la stessa cosa. Quello che per la logica asimmetrica è diviso, per la logica simmetrica è unito. Potrebbe sembrare una singola figura di stile, alla fine la metafora funziona molto banalmente sfruttando questo stesso principio, ma invece Orlando mostra benissimo come questa negazione freudiana che innerva entrambe i due elementi, la figura della regina e la figura dell'onde, abbia in realtà radici all'interno del tessuto semantico della tragedia. Potremmo dire sia una sorta di grande macrofigura rizomatica e appunto la negazione freudiana diventa il vero e proprio cardine tematico di tutto. Ora, il tempo a mia disposizione non mi permette di proporre una panoramica completa delle figure dell'invenzione che Orlando prova a nomenclare, a repertoriare, sono moltissime, e per gli approfondimenti mi permetto di rimandare alla mia monografia che appunto Carla Benedetti ha citato, Figure dell'invenzione. In questo momento voglio solo dare alcuni esempi e mi voglio concentrare su due figure che io trovo estremamente produttive e soprattutto estremamente, come dire, interessanti, perché descrivono fenomeni che noi conosciamo già benissimo, però appunto hanno il merito di dar loro un nome e di farci riflettere su questo. La prima figura è quella che Orlando definisce esteriorizzazione e si tratta di un fenomeno per cui i referenti spaziali, temporali o fisici prendono senso dal rapporto con situazioni interiori dei personaggi, mettendo in crisi il principio di identità tra di essi. In altri termini, ci sono classi matteblanchiane che si dispiegano a cavallo tra spazi, oggetti, soggetti, personaggi. Un esempio classico che amo molto fare, perché appunto deriva da un testo che amo molto, che penso amasse molto anche Francesco Orlando, è tratto dal Giro di vite di James. Come ricorderete, la prima apparizione del fantasma di Peter Quint, quindi appunto dello spettro che perseguiterà istitutrice e bambini per tutto il resto del racconto, avviene in un crepuscolo estivo, mentre la governante, appunto la bambinaia, sta nel prato. A un certo punto alza gli occhi e sulla torre, su una dei due torrioni appunto del castello, vede un uomo, ancora non sa che è uno spettro, ma qualcuno che non dovrebbe trovarsi lì. Ora Orlando, commentando questo passo, dice una cosa molto interessante. Dice: Peter Quint, oltre a essere il personaggio più negativo, è anche quello che sta più in basso nella scala sociale. Ha messo in atto una triplice usurpazione sul bambino Miles, perché ne stava moltissimo in compagnia, su Miss Jessel, la precedente governante, istitutrice che ha sedotto, sugli abiti e sui modi del padrone. Anche la sua prima apparizione come fantasma è significativa. Egli compare sopra una delle torri del castello, frutto di giustapposizioni architettoniche successive rispetto ad una struttura più antica dell'edificio. Ora, scrive Orlando, non può essere causale che un personaggio come Peter Quint appaia in un contesto che, in virtù della mescolanza di stili, rimanda alla mescolanza di classe. Il che, in epoca vittoriana, ispirava un orrore quasi paragonabile a quello per la sessualità infantile. Quindi, ovviamente, ci troviamo davanti a una descrizione architettonica che però in qualche maniera è simmetricamente saldata
non solo a un personaggio, al personaggio che ospita, ma in qualche maniera anticipa dei tratti del personaggio che si sveleranno soltanto nella progressione della trama. All'inizio noi non sappiamo ancora niente di Quint, ma in qualche maniera la scena della sua apparizione appunto fonda già un tema che è quello dell'usurpazione, della sovrapposizione in qualche maniera usurpante, che poi, come vedremo, sarà assolutamente centrale per tutto il resto del romanzo. Naturalmente notiamo che una torre e un fantasma non hanno niente in comune a priori, ed è ancora una volta questo singolo testo che fonda la relazione. Non abbiamo troppo tempo, per cui non mi dilungo, ma uno stesso analogo tipo di relazione è per esempio riscontrabile anche in Morte a Venezia di Mann, laddove appunto la città di Venezia, in bilico tra Oriente e Occidente, minaccia costantemente il cedimento ad una natura palustre, maligna, lussureggiante, non appena si allenti il controllo. E naturalmente lo stesso accade anche al protagonista von Aschenbach, che appunto deve la gloria all'austera fatica quotidiana ed una buona dose di repressione, ma appunto appena la narrazione comincia dal primo cedimento di von Aschenbach a una stanchezza mortale, e vedremo che lungo tutto il romanzo la natura che in lui si fa strada, anziché identificarsi con la normalità e la sanità, lo porta sempre più in basso, fino a che a un certo punto, verso la fine del romanzo, il degrado fisico di Venezia, putredine, sporcizia, contagio, farà assolutamente tutt'uno con le caratteristiche di von Aschenbach, sia dal punto di vista del degrado fisico, perché vi ricordate, cioè, quella scena tremenda, alla fine anche lui appunto accetta di truccarsi, si trasforma nello stesso mascherone grottesco dell'uomo che aveva visto sul battello all'inizio, ma anche con la putredine morale, chiaramente, perché sappiamo benissimo che al di là del lasciarsi andare ad una passione che dal testo è giudicata problematica, c'è poi anche il discorso del fatto che alla fine in qualche maniera anche lui si fa complice del cattivo segreto di Venezia, non dicendo alla madre di Tazio cosa sta succedendo, anche se non lo ha capito, proprio per non veder partire l'amato. Ancora una volta mi sembra chiaro che qui siamo davanti alla stessa demonicità di cui parlava Auerbach, a un'assimilazione che sulla base di alcuni tratti condivisi del personaggio e del milieu li identifica, facendo loro assumere un significato figurale inventivo molto potente. Ancora una volta, questi fenomeni non li ha inventati Orlando, come abbiamo visto già Auerbach per esempio ne parlava, il merito di Orlando forse è quello di provare a definirli, ad usare delle parole per chiamare certi fenomeni. Un altro tipo di figure molto interessanti e molto produttive è quello che Orlando chiamava, sono due figure complementari per cui le tratto in parallelo, associazione e dissociazione. In questo caso l'effetto è quello di creare un peculiare universo di significati che appunto stabiliscono nuovi nessi associando serie semantiche che nella realtà, o dissociandole, che nella realtà non sono particolarmente unite o particolarmente divise. Il testo in questo modo mobilita a cavallo, per esempio, di due serie semantiche, punti comuni, narcotizzando tutti quelli che invece le differenzierebbero. Un caso molto eclatante, ce l'avete al punto, credo, 7 dell'Handout, è la bellissima lettura che Orlando dà dell'apparizione dello spettro del padre di Amleto nell'Hamlet di Shakespeare. Ancora una volta leggo la citazione, che è un po' lunga, ma ne vale la pena. Penso che lo dica assai meglio di come io lo potrei riassumere. Scrive Orlando: tra il soprannaturale imminente e la lordura morale, rappresentata in questo caso dal festino, perché appunto si svolge mentre il padre di Amleto compare un festino successivo alle nozze dello zio e della moglie, si è ormai stabilito uno strettissimo rapporto. Si odono i suoni che rimandano alla trasgressione immorale delle nozze tra madre e zio, e poco dopo appunto appare lo spettro. C'è insomma un'equiparazione su cui poggia tutto l'Amleto tra sopra natura e contro natura, in virtù del quale il soprannaturale è giustificato dal fatto che è stato commesso un delitto contro naturale. La violenza che il credito concesso al soprannaturale implica rispetto alla ragione sta a sua volta per un'altra violenza, quella del duplice crimine che è stato fatto alla morale nel momento in cui Claudio ha ucciso il fratello e ne ha sposato la moglie. C'è appunto, come dice Orlando,
un inatteso giro logico in cui ragione e morale vengono messe in parallelo. La violenza che l'arrivo del fantasma fa alla ragione l'ha fatta l'uccisione alla morale. In termini matteblanchiani possiamo dire che due serie, quelle del soprannaturale e del contronaturale, sono state fatte coincidere sulla base di una funzione proposizionale comune. Anche in questo caso si comprende come la figura dell'invenzione possa essere concepita come una formazione di compromesso tra due istanze. Poi sarà il caso appunto di discuterne anche con Alessandra Ginzburg, che ha avuto il merito di problematizzare tutto questo. Appunto, una formazione di compromesso tra l'istanza asimmetrica che percepisce soprannaturale e contronaturale come due serie distinte e quella simmetrica che le unifica sotto il segno di un'infrazione comune alle leggi della logica e della natura. Allo stesso modo esiste la possibilità di dissociare serie semantiche, ancora una volta non mi dilungo, rimando appunto alle analisi di Orlando, per esempio nell'articolo Savoir, Contrevoir, Métamorphose e Métaphore, in cui al centro dell'indagine è proprio la continua dissociazione di ordine cognitivo ed emotivo che coinvolge i protagonisti principali della recherche. Questa appunto dissociazione che è già stata citata è quella tra sapere e vedere. Tipicamente noi pensiamo, in qualche modo una parte insomma, della cultura occidentale pensa, e credo sia per noi scontato, che se ho visto una cosa la so, se so una cosa vuol dire che l'ho vista e quindi in qualche maniera c'è una sorta di associazione stabile nella nostra enciclopedia di lettori tra sapere e vedere. Nella recherche questa, diciamo così, associazione è costantemente dissociata. Non si riesce a vedere il tradimento pur sapendo di esserne state vittima, oppure quando si vede qualcosa non lo si capisce, per esempio, non so, la scena non compresa di Montjuvin, oppure il primo incontro del protagonista con Monsieur de Charlus. Sono tutti casi in cui si vede, ma per esempio non si capisce. In tutti questi casi, appunto, la figura scinde due campi semantici associati nell'enciclopedia del lettore e ne problematizza la relazione. Ora concludo con qualche considerazione di ordine generale. La scommessa di Orlando nel progetto delle figure dell'invenzione, ricordiamolo, è un progetto che non è stato portato a termine, quindi naturalmente tutto quello che si può dire è qualcosa di ipotetico. Ciò non toglie che io penso che sia meglio parlare anche di qualcosa di ipotetico piuttosto che lasciarlo sotto silenzio, ma appunto la scommessa di Orlando si articola su un duplice livello. Per prima cosa costituisce il tentativo di aprire un nuovo appunto livello analitico che ha a che fare con la ricerca di nessi originali tra componenti semantiche del testo, assimilabili secondo una logica alternativa a quella aristotelica. La profonda originalità di un'opera d'arte non avrebbe dunque tanto a che fare solo soprattutto con il suo piano elocutivo, ma anche con qualcosa di più profondo che Orlando credeva, naturalmente questo può prestare il fianco a critiche, e anzi l'abbiamo visto stamani, Orlando credeva questa coerenza possa essere descritta e analizzata. La riflessione sulle figure dell'invenzione si colloca quindi nell'ambito del dibattito sulla critica tematica, ma lo fa in modo estremamente, estremamente peculiare. Il discorso letterario è concepito come fondato su dinamiche di tipo logico e antilogico, che si compenetrano e danno origine a inedite rappresentazioni del mondo, ma anche a modi nuovi, cognitivamente ed emotivamente salienti, di guardare al rapporto tra testo e referenti. Il che, a mio modo di vedere, permette di navigare, si spera, lontani sia dalla scilla del formalismo che dalla cariddi del puro contenutismo tautologico. Quella sulle figure dell'invenzione non vuole essere una teoria, almeno appunto nei suoi presupposti, troppo distante, ma si dà come scopo quello di nominare fenomeni che Orlando, come dicevo, non è stato il primo a notare, ma che intende esplorare in modo più possibile sistematico, alla ricerca di costanti latenti nei testi, latenti ma non inconsce, che è compito del critico inferire, formalizzare ed astrarre. Una teoria dell'invenzione concepita in questo modo permette di guardare in modo diverso a questioni che cadono quotidianamente sotto gli occhi di ogni interprete. Non è certo una novità che rapporti tra personaggio e paesaggio possano essere significativi o che un testo giochi sul rovesciamento dell'assiologia condivisa da una data epoca in un dato gruppo sociale.
Ma appunto questa linea di indagine mirerebbe, avrebbe l'ambizione di dotare di una cornice teorica, peraltro ancora aperta e passibile di integrazioni, questa massa di spunti che altrimenti rimarrebbero irrelati. L'indagine di Orlando mira in altri termini a descrivere la semantica profonda dei testi, profonda ma ricavabile dalla superficie. A questo servono o servirebbero le sue figure che hanno confini sfrangiati, sono con ogni evidenza e proprio in virtù della loro natura simmetrizzante, almeno in parte sovrapponibili. Da qui l'esigenza che Orlando sentiva di arrivare a una nomenclatura da intendere però ancora una volta come flessibile e aperta alle integrazioni. Del resto è pensabile, almeno questo lo penso io, che in ogni testo possa almeno virtualmente essere presente più di una figura dell'invenzione, anche se sarà quasi sempre possibile individuarne una dominante. La serie dunque delle figure immaginate da Orlando si potrebbe almeno virtualmente estendere ben oltre i confini che aveva tracciato e forse sarebbe stato lui stesso a farlo. E ancora una volta penso che l'importanza di questo materiale non sia tanto e solo quello di definire una casistica chiusa, quanto di indurre l'interprete a valutare nuove modalità di pensiero e di approccio all'indagine tematica. Questo significa trattare i temi, al di là di un loro statuto grezzamente referenziale, non come blocchi isolati da elencare, ma come, diciamo così, moduli organizzati secondo certe relazioni implicite. Che in tale direzione le possibilità di definizione dei fenomeni siano molteplici e le soluzioni non univoche non è, a mio avviso, un problema. Concludendo, una piccola notazione: nella riflessione sulle figure dell'invenzione, la dimensione della storia con ogni evidenza è meno presente e sviluppata che in altre indagini di Orlando, il che però non significa mettere da parte il paradigma del conflitto, ma semplicemente evidenziare uno spostamento di asse dalla dinamica intertestuale e diacronica ad una intratestuale e almeno in parte sincronica. Ci si potrebbe comunque domandare se diverse figure abbiano avuto particolari sviluppi in momenti e tempi diversi della storia letteraria. Pur tenendo conto di queste questioni in sospeso e della difficoltà di chiudere il cerchio di una riflessione su questi materiali, sono convinta che il loro grande valore non sia tanto e solo nel proporre una serie di fenomeni, comunque mai prima d'ora individuati a questo livello di complessità, quanto invitare a concepire ogni testo letterario come volto a proporci un nuovo e diverso sguardo sul mondo. Spesso si è voluto leggere la figura di Orlando come quella di un teorico eccessivamente geometrico e di sicuro il progetto sulle figure dell'invenzione trae origine dalla sua vis sistematica, che spesso è stata criticata e a volte anche a ragione. Ma questo è il destino di tutte le teorie sistematiche, anche di quelle incompiute. Più facilmente bersaglio di critiche quanto più sono chiare, quanto più si assumono la responsabilità di un pensiero coerente che, come a salutare che accada nel dibattito scientifico, può essere contestato e contraddetto. E questo proprio perché si lascia comprendere, rende evidenti i suoi fondamenti e le sue tesi. La riflessione di Orlando si mostra in questo, io penso, singolarmente onesta. Se può offrire un fianco alle critiche e anche ad ulteriori approfondimenti, come spero, è perché mira a costituire, anche nel caso di questa ricerca interrotta, un corpus organizzato di ipotesi e di idee. Il che, penso, ci regala una lezione di metodo, ma ancora prima una bella lezione di onestà intellettuale. E vi ringrazio. Scusate. Grazie mille Valentina per questa bellissima relazione che ci ha portato nell'ultimo laboratorio di Orlando, molto affascinante da quello che tu ci dici, nel modo in cui si interroga sui processi con cui un testo modellizza la realtà e crea un proprio mondo. Bene, a questo punto apriamo la discussione e poi i relatori di questo pomeriggio avranno la parola per rispondere a loro volta. Io aspetto che ci siano delle mani alzate, se non le dovessi vedere aiutata in chat. Sergio.
Non so chi c'è prima, se la chat, perché è difficile guardare la chat, cioè non mi si apre. Ah sì, l'ho trovata, ok. Chi c'è prima, Luca o Sergio? Boh. Luca, prego, prego, Luca. Allora, Vabbè, ho scritto la domanda in chat. la leggo Quindi io, la devo... leggi la tua allora. Io dicevo, ho una domanda per Valentina Sturli. Mi è venuta mentre l'ascoltavo adesso, anche se insomma un po' avevo seguito i suoi studi, anzi un bel po' fin dall'inizio. E allora, ascoltandola, ho pensato a due cose diverse che ha studiato, questa e i suoi autori, dove lei poi insomma ha fatto il suo lavoro critico su Welbeck e City. Pensavo proprio a Welbeck. Vedo nei romanzi di Welbeck un esempio, forse, un esempio contemporaneo di quanto Orlando diceva di Kafka, anche se Welbeck e Kafka sono diversissimi. Però in Welbeck come in Kafka ci sono pochissime figure e sono piuttosto semplici sul livello microfrasale. Lo stile di Welbeck è piano, spesso addirittura scarno, sono a volte pure dimostrazioni logiche, però è evidente che i testi di questo scrittore creano uno spostamento. Ci mostrano il nostro mondo non soltanto in trasparenza, ma anche in figura, appunto. Secondo me questo non avviene solo perché si usano i modi della fantascienza, o per lo straniamento che deriva dalla cattiveria dei narratori di Welbeck, no? Insomma, sposta il punto di vista perché sono troppo cattivi per essere veri. Allora, chiedevo a Valentina che cosa ne pensa, se lei direbbe che esiste nell'autore francese un piano macrofigurale coerente, se lei nei suoi studi l'ha individuato o se ci ha mai pensato, se l'ha intuito. Grazie. Bene, Sergio Zatti. Sì, dunque, io sono stato chiamato in causa come corresponsabile, sebbene in misura minimale, del testo di David Quint, nel senso che ho dato il mio piccolo contributo a renderlo nell'italiano con cui David l'ha pronunciato. Bene, allora, visto che è una questione anche di traduzione, parto dal fatto di questa belatedness, che è una di quelle parole appunto che ci giungono dall'inglese abbastanza intraducibili, nel senso che si prestano a una visione, come dire, scusate, ho un telefono che... si prestano a una visione appunto duplice e complementare, opposta e complementare, in che senso? Che la belatedness, scusa, è il ritardo e insieme l'inattualità, ma anche direi il fascino di questo ritardo e il fascino di questa inattualità. E allora penso non solo a Francesco, ma a quanti testi Francesco Orlando ha analizzato proprio in questa chiave, la chiave della belatedness. E il Gattopardo ne è sicuramente un'espressione. Bene, sono molto breve per quello che ho da dire sul testo di David, di cui voglio mettere in luce il taglio più nettamente, suggestivamente politico, direi. Certo, si tratta di una visione un po' da fine dei tempi, ma David lo conosco troppo bene per non sapere che c'è dentro una sfumatura ironica in tutto questo e che comunque si accompagna a queste immagini che fin dall'inizio ci sono presentate. La biblioteca esplosa, no? Pensando alla biblioteca materiale di Francesco e al fatto che, come diceva credo oggi Guido, è l'ultima grande narrazione sostanzialmente, dopodiché appunto tutto esplode in frammenti e quant'altro. Ecco. Perché il taglio politico mi ha interessato? Perché lì si gioca la questione della belatedness e della inattualità, attualità. Cioè, come David ha sostanzialmente raccontato, ma, e sappiamo, è esperienza troppo nota e comune, i programmi internazionali di ricerca, solo per parlare del nostro mestiere, così come i criteri di valutazione dei cosiddetti prodotti, cercano di rendere funzionale quell'oggetto desueto che è diventato appunto la
la letteratura, cioè di renderlo attuale e applicabile magari appunto per le sorti magnifiche e progressive, o comunque per adeguarlo a delle buone cause o a un buon linguaggio, almeno politically correct. E questo è una fortissima contraddizione in termini, se pensiamo al fatto che la letteratura, come ce l'ha raccontata Francesco, è invece una forza di resistenza e di opposizione, proprio per la sua natura di formazione di compromesso, e quindi ben conscia e forte di questa, rivendicante di questa inattualità. Quindi una letteratura, e con essa una critica, che diventi la funzionale come luogo del bene, insomma dentro la melassa conformistica della morale, appunto del politically correct, mi sembra una contraddizione in termini, e in quanto tale io mi onoro di aver fatto parte di una ricerca malatestiana che viene lontana, alla lontana dall'ispirazione di Francesco, una ricerca malatestiana sul piacere del male. Mi pare che ormai siamo tutti dentro il piacere del bene, e questo non ci faccia troppo bene, insomma. E diceva appunto David, una letteratura che per salvarsi deve essere arruolata per tutte le cause progressiste, o meglio le cause alla moda, in cui viene a mancare appunto quello che è il presupposto fondamentale di una ricerca di cui anche la letteratura è promotrice, cioè che i testi devono avere già delle risposte, si sa già che cosa si va a cercare sostanzialmente, sappiamo già che cosa troviamo, e le risposte quindi sono già presunte, conoscibili, preconfezionate per risolvere appunto, per dare il loro contributo ai problemi del presente, razzismo, discriminazione sociale, sessuale, ambiente, eccetera, eccetera. Allora, mi pare che appunto in questo senso David recuperi quella belatedness nel suo rovescio, invece, che come dire, ci piace, che è una forma non di ritardo, di tardività, ma semmai una forma di lucidità che ha persino qualche cosa di profetico, e comunque anche un pochino di eroico, un pochino di coraggioso. Ecco, chi ha conosciuto la biblioteca di Francesco e la rilegge attraverso questa testimonianza di un caro amico americano in visita da Francesco per quella sola volta, io credo che appunto ha visitato quella casa, quella biblioteca, quella sala e quei servizi, e si è reso conto appunto che questa inattualità aveva poi tutto un versante di lucida profezia, di lucida attualità, che mi sembra l'acquisizione più importante fra le tante eredità di cui stiamo parlando che Francesco ci ha lasciato. Bene, grazie Sergio. Io chiedo a Valentina Sturli e a David Quint se vogliono rispondere adesso prima di raccogliere altre domande. Per quanto mi riguarda, se volete ne possiamo raccogliere anche altre, però come preferite. Forse se rispondete prima, poi sì. Facciamo un altro giro di... Allora, parto io con Luca? No. Beh sì, Houellebecq e Kafka, lo spostamento sicuramente. Io ho provato a analizzare Houellebecq in senso macrofigurale nel mio libro Estremi Occidenti, almeno ci ho provato, poi non so quanto ci sono riuscita, appunto in qualche maniera facendo vedere come alla base del testo di Houellebecq c'è intanto questo grande rovesciamento di cui tutti siamo abbastanza consapevoli, cioè appunto quelli che normalmente vengono dal discorso moderno, libertario,
vari ambiti e politicamente corretto vengono invece in Welbeck sistematicamente rovesciati, quindi per esempio non so, la libertà, la liberazione sessuale, un nuovo, insomma, le varie possibilità che oggi ci sono e che prima della rivoluzione sessuale non c'erano, per esempio di incontro, di scambio, ma anche un certo tipo di liberazione della donna, un certo tipo di tolleranza religiosa, vengono invece rovesciati in negativo, per cui appunto in Welbeck, ma pensiamo anche a Soumission, i disvalori solitamente sono quelli di un'eccessiva libertà, mentre i valori sono sempre quelli che una volta si sarebbero chiamati della repressione, quindi in qualche maniera c'è un evidente rovesciamento di segno positivo o negativo tra quello che appunto è dal discorso corrente ritenuto come positivo e che invece diventa negativo, e invece tutta una serie di antiquati valori del legame, ma anche della minore libertà, eccetera, sono accreditati come positivi. Questo è anche il motivo per cui è tanto, tanto difficile leggere Welbeck e parlare di Welbeck, perché solitamente quando qualcuno prova a fare un discorso su Welbeck a un convegno, c'è sempre qualcuno che dice: ma come, una brava signorina come lei si occupa di questo autore tremendo, infernale, antifemminista, cattivissimo, ma chi glielo fa fare di studiare Welbeck? E poi si potrebbe continuare, quindi sicuramente c'è anche in questo caso uno scarsissimo tessuto figurale a livello elocutivo, il Welbeck. Anche lì spessissimo la sua platitude viene presa per piattezza di stile, per cui una grande altra idea ricevuta è quella che Welbeck non sappia scrivere. In realtà, a mio parere, poi magari appunto si può discutere, questa estrema piattezza figurale a livello elocutivo è funzione di una precisa strategia retorica, inventiva e stilistica. Quindi penso che sia questo sostanzialmente. Non so se ho risposto. David Quint? Sì. Lascerò agli altri di parlare. Passo la parola a questo punto. Bene, allora sentiamo, facciamone tre adesso, sentiamo altre tre domande, Francesco Pigozzo, poi Guido Mazzoni e Alessandro Viti. Spero che questo sia l'ordine, così come mi compare a me. Francesco Pigozzo, prego. Grazie, sì, penso effettivamente di sì. Volevo porre due questioni, una per Alessandra Ginzburg e una per Valentina Sturli. Forse la prima è interessante anche per Valentina Sturli, peraltro, e riguarda proprio pensare, sentire ed essere di Matte Blanco e il concetto in particolare in quel volume di Matte Blanco di la distinzione che fa tra molare e molecolare, tra pensiero molare e molecolare, e applicata però a testi, al linguaggio, perché lo fa in le pagine che sono esattamente dedicate a una riflessione sulla lingua, sul linguaggio, sulla grammatica, e che veramente sembra avvicinarsi molto da vicino ad alcune delle ultime riflessioni appunto di Francesco sul problema della figuralità dell'invenzio. Quindi mi incuriosiva capire se da un lato, questo per Valentina, in realtà non vi fosse traccia anche di questo secondo libro di Matte Blanco, in qualche forma nelle sue ricerche su carte anche inedite, e dall'altro lato invece per Alessandra Ginzburg se non pensa che vi sia, diciamo, quello che vorrei capire meglio, questa è la mia vera domanda a lei, più che essere un commento su questo concetto, è una domanda un controllo, diciamo, di comprensione da parte mia del suo intervento, che mi è parso per una certa fase dell'intervento quasi voler opporre, potremmo dire, il Matte Blanco appunto di pensare, sentire ed essere come meno conflittuale, come risolutore in un certo senso di una certa visione conflittuale della realtà psichica, almeno nel senso in cui Orlando l'aveva ereditata da Freud, contrapporlo appunto invece al permanere di questa visione fortemente conflittuale attraverso la formazione di compromesso, in particolare in Orlando. Non sono però sicuro di aver capito bene il suo pensiero, quindi mi piacerebbe capire se è corretta questa idea che mi sono fatto oppure no. Nel caso di Valentina Sturli invece l'altra domanda la vorrebbe invitare a, diciamo,
proseguire nel solco di quell'onestà intellettuale che eccellentemente ha ricordato essere al centro, al cuore della eredità intellettuale ed etica di Francesco Orlando, e provare a, se ne ha voglia, motivare ancora più a fondo, o rimotivare, diciamo, qui con noi, la scelta dell'ordine geometrico, ma per ragioni, come lei dice nel proprio libro, semplicemente di perspicuità, niente affatto classificatorie, men che meno chiuse, eppure appunto questa mania classificatoria e questa ansia di geometria in Francesco era, come lei stessa poi ci ha ricordato alla fine, anche un grande coraggio intellettuale, una grande anche possibilità di esporsi, proprio chiarendo il proprio pensiero, alle critiche degli altri. E mi piacerebbe che provasse a farlo anche lei con il modo in cui lei ha provato a organizzare quegli appunti che di per sé, ahimè, o forse no, perché per molti piacere il fatto che non fossero riordinati con la stessa, per esempio, coerenza logica con cui l'albero semantico degli oggetti desetti era stato ordinato da Francesco. Grazie. Guido Mazzoni. Guido. Sì, grazie. Grazie alle relatrici e ai relatori di questo pomeriggio, perché i loro interventi sono stati molto illuminanti e originali. Io ho una considerazione per le tre relazioni, diciamo, matt-blanchiane, che spero possa coinvolgere nel suo sviluppo anche David Quint. Ascoltando quello che diceva Valentino Baldi, mi è sembrato per la prima volta aver capito bene una cosa che leggendo Orlando mi era baluginata, ma che non avevo mai messo a fuoco. Quando Valentino giustamente ricordava come per Orlando la letteratura sia sempre, esattamente come il motto di spirito per Freud, sia sempre preceduta da un ideale non esiste, non sto dicendo sul serio, non è vero, non sto parlando in generale, eccetera. La letteratura, esattamente come il motto di spirito, tira il sasso e nasconde la mano. Questo è perturbante, come dicevate, e come diceva anche molto bene David Quint, agli occhi della coscienza desta, agli occhi della logica aristotelica, agli occhi delle discipline e dei saperi che si fondano sulla logica aristotelica, filosofia, scienze e poi modernamente scienze umane, per due ragioni opposte. Questo l'ho capito ascoltando Valentino. Due ragioni psicologicamente opposte. La prima, ben nota, è perché la letteratura ha qualcosa, ha un forte elemento regressivo. Giocare con le parole, raccontare storie, fare tutte le cose che fa la figuralità letteraria nel dominio dell'elocuzio, della disposizio e dell'invenzio, fare tutte queste cose è un gesto da bambini. Questo dal secondo, terzo, decimo libro della Repubblica di Platone alle poetiche ultracontemporanee della deresponsabilizzazione del poeta, dello scrittore e della scrittrice, tutto questo è da bambini, è un gesto infantile. Però insieme a questo gesto infantile nella letteratura è implicito un gesto che va nella direzione psicologica e genealogica opposta, perché la letteratura è costitutivamente ambivalente. La letteratura ha un elemento, un tratto di profondissima ambivalenza in rapporto al vero, in rapporto alla conoscenza così come stabilita dalla logica aristotelica, che è perturbante in sé ed è ancora più perturbante se unito all'elemento regressivo, perché l'ambivalenza è la più adulta delle disposizioni psicologiche. I bambini non sopportano l'ambivalenza. Per i bambini l'ambivalenza è double bind, è l'iperperturbante. La regressione va verso l'infanzia, l'ambivalenza va verso una disposizione adulta, al di là del bene e del male. L'incrocio fra regressione e ambivalenza è ciò che rende la letteratura a seconda delle epoche, molto difficile da sopportare e da gestire per le formazioni discorsive e per i sistemi di ordine, sistemi politici, che agiscono in nome di una verità.
è l'unione di queste due cose. Questo si ricollega a quello che diceva molto acutamente David Quint sulla natura, appunto inattuale di Francesco Orlando e della letteratura. Io credo che questa doppia disposizione sia ciò che veramente rende la letteratura difficilmente gestibile in certi momenti della storia sociale, della storia politica e della storia culturale. Questo forse è uno di quei momenti, per ragioni diverse da, questo, da quelle accadute in passato, ma che da un punto di vista logico assomiglia a quello che è successo in passato. Un momento di nuovo platonismo estetico, stiamo entrando in una nuova fase di platonismo estetico. Ecco, volevo dire questo. Alessandro Viti. Sì, buonasera. Io ho una domanda per Valentina Sturli. Mi scuso in anticipo perché se forse le risposte alle mie domande sono nella sua monografia, che purtroppo non ho ancora letto, quella sulle figure dell'invenzione. È stato accennato ovviamente come il discorso sulle figure dell'invenzione entri in contatto con il tema, con la critica tematica. Volevo soffermarmi un pochino a capire meglio in che rapporto ci entra, ecco, cioè le figure dell'invenzione, che in parte potremmo dire potrebbero essere dei temi filtrati attraverso quello che parlando teneva molto di conto l'estensione di Yesler su materia, forma e contenuto, potremmo dire che le figure dell'invenzione sono temi già filtrati attraverso questo, e quindi in questa prospettiva, secondo chi appunto come lei ha studiato, potrebbe essere un superamento della critica tematica come si intende, addirittura una liquidazione come si intende diciamo abitualmente in favore dello studio delle figure dell'invenzione, oppure una cosa compatibile, o meglio anzi forse un potenziamento, dare un'armatura più anche formale appunto allo studio dei temi. E ad esempio poi, tornando alle distinzioni tra tematica e diciamo tematique franco-ginevrina e tematologia, nella relazione è stato fatto un esempio di una figura, se ben capito, in comune tra James e Mann, ad esempio. Ecco, si potrebbe ipotizzare uno studio, diciamo, comparato, cioè la figura dell'invenzione, una stessa figura dell'invenzione che potrebbe essere uno elemento sufficiente a giustificare, a legittimare lo studio comparativo organico, diciamo, di più opere, così come fa la tematologia. Per fare qualche esempio, diciamo, magari anche qualcuno che è anche presente e studi, diciamo, come il tre in letteratura, il doppio in letteratura, vanno invece con, sostituendo a questi elementi, appunto, di materia del contenuto, delle figure dell'invenzione. Questi sono, diciamo, spunti di riflessione su cui sarei interessato a un approfondimento da parte di Sturli e chiunque vorrà. Grazie. Bene, si è prenotato Jacopo Leoni. Sì, grazie. Anch'io due considerazioni velocissime. La prima, appunto in margine alle relazioni molto belle di Valentino e Valentina, no, molto banalmente solo per dire che dialogano molto bene, voglio dire i contenuti dell'uno e quello dell'altra dialogano molto bene perché, ma correggetemi se sbaglio, proprio il modellamento originale della realtà che è consentito, no, dalle figure dell'invenzio è uno, mi sembra, di quei veicoli attraverso cui passa l'emozione, attraverso cui passa l'identificazione emotiva, che è appunto identificazione emotiva dettata dalla scoperta di una verità sorprendente, originale, che però non appartiene appunto al, come dire, all'ordine analitico razionale, ma ad altre strade. E in questo caso entrambi è interessante che, come dire, Francesco Orlando ha tolto sia il concetto di emozione sia il concetto di invenzione al retaggio romantico e idealistico e l'ha fissato a paradigmi immanenti al testo. La seconda cosa invece era invece più nello specifico per Valentina.
dato che ieri abbiamo parlato molto del modello represso su repressione, e questo mi sembra sia una cosa su cui ti interroghi anche tu nel libro, che fine fa, nel, dato che hai potuto analizzare anche appunto materiali e poi hai potuto pensarci su, che fine fa il modello represso su repressione? Francesco continua a usarlo perché, come dire, l'idea è che tenda un po' a sfumarsi più in un'opposizione tra logica, logica e antilogica, logica simmetrica e logica asimmetrica, questo. Scusate, ho perso lo schermo. Volete adesso rispondere a queste tre domande prima di passare alle successive tre? O due ce ne sono ancora? Va bene, non lo so, vuoi parlare te, Valentino, Alessandra, David Quint, come preferite? Vogliamo fare in ordine di Ale e David, io e tu, cioè in ordine di relazione, se siete d'accordo. Va bene. Ok. Okay. Quindi Alessandra. Alessandra Ginsburg. Ecco. Mi si vede? Non ancora. No. C'è qualcosa lì che si blocca. Ecco. Si vede o no? No, non ancora. No, non so come. Ah, perché ritorna sempre fuori la lineetta che ecco. Stavolta ci sono. Anche se non era diretta a me, mi riferisco a questa ultima questione che aveva posto Jacopo Lenti a proposito di questo mutamento che sembra venire fuori nella posizione di Francesco rispetto alla posizione fra represso e poi invece diciamo lo scivolamento verso il simmetrico-asimmetrico. Sì, io in effetti ho avuto questa sensazione e secondo me è una sensazione che però non tiene conto abbastanza, a mio parere, ed era un po' l'invito della mia relazione, a riproporsi un po' di più certi quesiti, diciamo, che forse Francesco non ha avuto il tempo, non ha avuto neanche la voglia forse di affrontare, e che riguardano il rapporto fra simmetrico e asimmetrico. Cioè, nell'inconscio come insieme infinito ci sono molti accenni a temi che verranno poi sviluppati in pensare, sentire, essere, come per esempio il fatto che quello che all'inizio viene visto come un principio logico, per esempio appunto il principio di generalizzazione, il principio di simmetria, diventa nella definizione che Matte Blanco fa nel corso del libro modi di essere, e questo già è un grosso cambiamento. E quando poi arriva a pensare, sentire, essere, introduce questa nozione di struttura biologica e di antinomia costitutiva che diciamo crea un ancora maggiore compresenza di questi due modi, ma sempre facendo intendere che dipende dalla proporzione dell'uno e dell'altro. Quindi, ad esempio, più l'emozione è forte, più l'intensità dell'emozione è forte, più livello simmetrico si raggiunge. E viceversa. A me sembra che Francesco si sia fermato, diciamo, in quella lunga citazione che lui fa nel suo libro appunto sul barocco e la retorica freudiana, su questa idea di una lotta, ma non c'è una lotta, non ci può essere una lotta, perché il modo di essere simmetrico non ha nessuna idea del modo di essere asimmetrico, cioè funziona secondo modalità
che lo sospingono verso l'espressione, ma non per aggredire l'altro livello. Allora, noi possiamo in certi casi vedere in maggiore forma la formula represso e repressione. In altri casi, e a volte anche contemporaneamente, invece qualcosa che riguarda di più la struttura biologica e la possibilità, diciamo, di affrontare più significati contemporaneamente, più modalità di vedere la stessa cosa contemporaneamente, a seconda del livello della mente in cui ci si pone. Ecco, questo aspetto, secondo me, è rimasto fuori dalla riflessione, un po' come il discorso più specifico sull'emozione, non che Francesco non evocasse fortemente emozioni nella sua lettura, ma non credo che si sia soffermato a valutare questa qualità di pensieri dell'emozione che, secondo me, Matteo Blanco ha introdotto molto utilmente nel pensiero di tutti. Cioè, tutti noi dovremmo forse renderci conto che esiste una emozione che è madre del pensiero, ma che passa attraverso dei pensieri che hanno una coloritura che è tipica di quella emozione. Quindi questo significa poi dover tradurre, e tra l'altro è interessante che Matteo Blanco usa questa parola traduzione o disvelamento, un po' come anche Proust alla fine del Tempo ritrovato parla proprio della traduzione che il pensiero deve fare di quello che l'emozione ha compreso. Valentino Baldi, chi vuol rispondere di voi due per primo? David. C'è David Quint, sì, il primo. Va bene, un attimo, mio computer. Chiaramente il mio discorso era un po' fuori del campo degli altri di questo pomeriggio, che erano molto più concentrati sulla psicanalisi e su Matteo Blanco in particolare. Però, come ha detto Sergio, io volevo dare uno slancio politico a questa valutazione di Francesco Orlando e di un po' farci un po' più autocoscienti di quello che siamo come lui prodotti di una cultura borghese che sta in un certo senso in crisi adesso nel mondo accademico. È un po' per quando parliamo dei studi letterari, io ho tentato di metterli dentro i studi umanistici più estesi, che sono tutti, i studi umanistici dipendono da un senso della storia e del passato, e gli oggetti desueti e una meditazione sulla letteratura nel suo rapporto col tempo e con la storia e con la storia e con i mutamenti della storia e in particolare dell'ascesa della borghesia nell'Ottocento e che ha continuato fino ai giorni nostri e che quello che noi facciamo è ancora legato a questa ascesa, ma che adesso è in crisi in una società più democratica e anche molto più che adesso vuole la funzionalità a tutti i costi. E sto parlando della nostra disciplina e la situazione nella quale si trova. E
anche vorrei un po' dar retta ai miei colleghi. Gli ultimi 4 anni sotto Trump non sono stati molto piacevoli. E c'è stato un senso di urgenza, ma che ha accelerato tutta una situazione dentro la nostra disciplina che vuole dare delle risposte che veramente non ha. E non ha questa risposta perché, come Guido Mazzone dice giustamente, la letteratura, come la storia stessa, è piena di ambivalenza. Non è un zigzag del progresso e del regresso. E io sono uno dei, per me la rivoluzione francese era una cosa buona e anche la ragione illuminista è una cosa buona, però ci rendiamo conto dei costi. E questo è stiamo a un punto nel quale queste condizioni del nostro studio stanno cambiando e che forse dovremmo renderci conto. Ok, basta. Bene, sono stati, sì, Valentino. Io. Grazie. Allora, no, proprio due parole. Vi ringrazio per i commenti e le osservazioni. E mi viene in mente, su Guido Mazzoni, che ringrazio molto, una battuta di Ricoeur nella Metafora vivente, in cui più o meno scrive: fantasmi non esistono, ma ci deve essere un fantasma nell'Amleto. Cioè, con questo problema che secondo me poi lui ha inquadrato molto bene tra regressione da una parte e ambivalenza dall'altra. Quindi sì, io non in questi termini, ma senz'altro mi riconosco insomma nella sua sintesi, diciamo, dell'intervento, ed è quello che appunto leggo e leggiamo tutti in Orlando, in vari libri. Io poi mi sono concentrato su questa prima fase, quindi appunto questa regressione, comunque questo gioco, che può essere anche un gioco vuoto di parole, cioè parole che hanno un bel suono, e poi questa ambivalenza che abbiamo sempre più difficoltà. E ovviamente son d'accordo con lui. È un momento particolare in cui la letteratura ha sempre meno posto, e possiamo capire bene il perché. Diciamo che il concetto di libertà a cui poi abbiamo fatto riferimento noi e che Francesco rievoca spesso, è una citazione che ritorna sovente, appunto una libertà, quelle istanze nascoste che però hanno voce, è un concetto estremamente problematico. Poi anche i lavori della Malatesta spesso ne hanno parlato, appunto il piacere del male, cioè il male non è soltanto la ribellione, la rivoluzione, ma è anche una voce che non ci piace ascoltare ed è anche molto terrificante. Per questo mi piaceva il titolo, insomma, oltre che il titolo, tutto il saggio, Il carnefice pietoso. E poi mi ha fatto pensare al fanciullo egro, al fanciullo malato di Tasso, di cui Sergio Zatti ha parlato, insomma, nei suoi libri fondamentali. Ha proprio questa, perché insomma Tasso, anche da grande studioso di letteratura, oltre che grande autore, aveva capito benissimo. Quando di solito in classe cerco di spiegare il ritorno del represso formale, leggo sempre quell'ottava in cui c'è Tasso che chiede scusa della bellezza dei suoi versi. La bellezza è necessaria, appunto come gli orli del vaso che sono appunto bagnati da questi liquidi soavi, e però è anche profondamente peccaminosa, problematica, appunto lui ha usato la parola giusta, ambivalente, quindi senz'altro. E ringrazio molto Jacopo, anticipo Valentina, sì, anch'io ho riconosciuto molte tangenze, abbiamo progetti che ci uniscono, quindi insomma sono, diciamo, anche lavori che nascono in un'orbita simile. E faccio un po' di pubblicità, perché quella cosa che ha detto Jacopo sul modello repressione represso che sfuma, lui appunto parlava di asimmetria e simmetria,
È molto interessante, per allegoria sta per uscire un canone contemporaneo sull'illuminismo barocco e retorica freudiana. Valentina Sturli, Stefano Brugnolo sono coinvolti, oltre me ed Emanuele Zinato, che siamo insomma all'interno della redazione. Ed Emanuele, nel suo intervento che uscirà davvero tra qualche settimana, mette proprio in evidenza come sia decisivo l'illuminismo per il passaggio di cui parlava anche Carla Benedetti, da repressione represso a superato, ritorno del superato. E lì in effetti si apre una stagione che forse include in una maniera differente anche Matte Blanco. Quindi è la categoria veramente decisiva. Quindi secondo me è corretta la sua intuizione, però lascio a Valentina e poi ad altri che vogliono approfondire su questo. Grazie, bene. Valentina? Sì, cerco di essere anch'io breve nelle mie risposte, anche perché appunto chi mi ha preceduto ha già detto molto. Allora, per quanto riguarda appunto la domanda di Francesco Pigozzo sull'etica della possibilità di occuparsi di questi inediti, appunto, quindi come non tradire la vista sistematica nel momento in cui si andava a ordinare e a riflettere su un materiale che è rimasto, come dire, in gran parte incompiuto. Parlerò proprio brevissimamente, dovendone scrivere una monografia, diciamo, me lo sono posto questo problema, come dire, ho provato a risolverlo così, cercando, come dire, di come si farebbe con i restauri quando si lascia bianco quello che non si può integrare, ma in qualche maniera anche lo si dichiara e ci si riflette su. Ho pensato appunto di dichiarare, per esempio nella scelta che ho fatto di organizzare le figure, quindi non dare semplicemente una lista, ma riunirle in tre gruppi, ho naturalmente esplicitato il fatto che mentre le figure sono nomenclate negli appunti e ci sono anche dei precisi rimandi testuali, non so, Orlando dice esteriorizzazione, vedi la mia riflessione su James, vedi la mia riflessione su Morte Venezia, quindi io sapevo che nonostante le descrizioni fossero scarne, si poteva andare a cercare nei testi già editi di Orlando delle pezze d'appoggio, dei punti, dei puntelli per descrivere quello che poi lui immaginava e rileggeva come figura dell'invenzione, quindi innanzitutto ho cercato di rispettare quello che lui stesso aveva già scritto. Quando naturalmente dovendone fare una monografia ho dovuto dare una forma descrittiva a tutto questo, pur usando esempi orlandiani, che quindi sono quelli che lui stesso già negli appunti dichiarava di voler usare, ho ben specificato che dovendo distinguere proprio per motivi di forma in una monografia, non potevo fare un macro capitolo di 150 pagine, dovendo ordinare queste figure al mero elenco casuale, come sembrava essere negli appunti, perché appunto aveva stilato una casistica non ancora definita, ho pensato di riunirle in tre sezioni sulla base di somiglianze che mi sembravano far convergere alcuni gruppi, naturalmente dichiarando che questa distinzione è puramente, come dire, non dico arbitraria, ma sicuramente puramente di servizio, e che tanto è vero che poi nelle appendici viene, come dire, riportata la lista sintetica delle figure esattamente come l'aveva lasciata Orlando, con tanto di riferimenti ad esempi, quindi chiaramente il lettore potrà leggere una ricostruzione, diciamo così, un po' più facilitata per quanto riguarda la presentazione discorsiva, ma poi ha assolutamente così la facoltà di andare a vedere in appendice e di controllare lui stesso quanto e come tutto questo, tutta la mia ricostruzione, possa o non possa seguire gli intenti di Orlando. Quindi sostanzialmente sì, questa è stata anche appunto fare una monografia sulle figure dell'invenzione e su questo tipo di materiali così, è stato sicuramente anche una, come dire, una scelta di esposizione anche mia personale, quindi appunto sicuramente laddove si andava a riorganizzare qualcosa che non aveva avuto una definitiva, come dire, una definitiva chiusura. Spero, penso filologicamente di aver esplicitato fin dove arriva il materiale di Orlando e dove comincia la mia riflessione e la mia ricostruzione, che ripeto, io ritenevo, come dire, più utile rispetto a, non so, ciclostilare gli appunti e distribuirli agli amici. Per quanto riguarda appunto quello che ha detto Guido Mazzoni, su cui ha già parlato Valentino, appunto non mi soffermo se non per dire che sono perfettamente d'accordo, anzi mi sembra veramente una prospettiva illuminante, penso che dovrò rifletterci ancora un po', quindi appunto ad un gesto infantile del gioco, è lo stesso Orlando che mette appunto tutto questo sotto, come dire, sotto, pensiamo alla letteratura appunto come spazio figurale, ma anche appunto come riemersione di una logica simile a quella del lapsus, del sintomo, ma anche del motto di spirito, quindi sicuramente un piacere
formale ma anche contenutistico, di giocare con le parole, con la libertà, con quello che non c'è, dall'altra parte però effettivamente sopportare quello che il bambino non sopporta, cioè l'ambivalenza, e quindi veicolare cose potentemente, come dire, che richiedono non un minor grado di tolleranza al conflitto, ma un maggior grado di tolleranza al conflitto. Noi sappiamo che appunto nello sviluppo psichico infantile la capacità di imparare a tollerare degli stati intermedi di ambivalenza, di conflitto, o per esempio banalmente integrare, come avrebbe detto la Klein, il seno buono col seno cattivo, appunto è qualcosa che si impara, è qualcosa che non abbiamo, quindi sono perfettamente d'accordo. Per quanto riguarda l'interessantissima domanda di Viti, appunto la cui monografia sul tema è ampiamente citata ed è utilizzata nel mio testo, io penso che sicuramente non sia questa una liquidazione né un superamento, diciamo, della critica tematica tradizionalmente intesa, quanto una possibilità di riflettere, di cercare, diciamo, più che un superamento dell'analisi tematica in sé, forse è un tentativo di superamento delle frange estremamente contenutistiche, elencatorie della critica tematica. Quindi se per critica tematica si intendesse, per ipotesi, e io non credo che sia solo questa, il mero elenco delle occorrenze, per esempio all'interno dei testi, di certi tipi di immagini, se non si riflette anche su come queste immagini si articolano nella dinamica testuale, e tra di loro a livello di storia letteraria e altro, sicuramente questo è un superamento di un tipo di atteggiamento di questo genere. Direi che però in generale ne è un potenziamento, ne fa appunto anche a proposito del discorso tra tematica e tematologia, lo studio comparato, per esempio noi abbiamo parlato di Peter Quint, del suo apparire in cima a un castello, in cima alla torre di un castello, negli Oggetti desueti Orlando parla del castello, parla di diversi castelli, e spiega, secondo me, abbastanza bene che studiare un tema del castello, per esempio, nella letteratura va benissimo, però poi c'è castello e castello, quindi chiaramente, come in questo caso, ci può essere qualcosa che, come dire, va verso il pretenzioso fittizio, oppure appunto va in qualche maniera verso una affettazione di nobiltà, un'aggiunta sotto il segno dell'usurpazione, ma ci può essere per esempio qualcosa che invece va sotto il segno del monitorio solenne o del venerando regressivo, quindi bisogna capire sempre di che castello si parla. In questo senso io vedo benissimo l'idea di un'indagine tematologica che affronti per esempio certi contenuti, certe immagini, certi personaggi anche all'interno appunto del loro sviluppo nella storia letteraria. Mi sembra che questa prospettiva anche di figuralità dell'invenzione ci aiuti a introdurre delle distinzioni ulteriori che appunto, ci risiamo, non devono essere introdotte secondo me per classificare, perché ci piace mettere nelle caselline le cose. Ecco, forse a volte Orlando può anche averlo fatto, io penso che non abbia fatto solo questo, però io penso che se c'è una direzione in cui possono andare appunto i nostri studi è anche questo, liberare forse Orlando da quel tanto di schematismo che può essere anche esistito e esserci stato anche in virtù di una certa temperie culturale o di una certa ansia di dare appunto una, come dire, una maggiore definizione a certi studi, e appunto cominciare a pensare anche il tanto vituperato albero semantico, se appunto non lo si pensa appunto solo come lo schema che è, ma lo si pensa anche come uno strumento per pensare le differenze tra certi temi, tra certe ricorrenze testuali. Ecco, forse se pensiamo che lo scopo non deve essere quello di incasellare e riprodurre, ma quello di aiutarci a distinguere le entità e articolarle, questo per esempio può risultare più produttivo. Per quanto riguarda Jacopo, io penso che, grazie della tua domanda, penso che ti abbia risposto molto meglio di me Alessandra Ginzburg. Io naturalmente penso di essere ormai un po' esperta di teoria orlandiana, ma naturalmente non sono una psicanalista, quindi non ho questo grado di expertise sulla teoria matteblanchiana. Quello che penso di aver capito e sento è che sicuramente è pericoloso, pericolosissimo, identificare tout court la repressione con la logica asimmetrica e il represso con la logica simmetrica. Questo non va fatto, perché appunto Alessandra Ginzburg l'ha spiegato molto, molto meglio di me, ma sicuramente se esiste una dimensione, come dire, di interazione, forse anche di conflitto, è un conflitto molto diverso rispetto a quello che c'è tra repressione e represso,
E appunto non stiamo parlando, appunto stiamo parlando di due tipi di logica, di cui uno appunto è completamente anaclitico, nel senso si appoggia completamente all'altro. Quindi sì, anch'io trovo un rischio nell'idea che ci sia una sorta di modello sotto sopra. Mi verrebbe da dire che forse ci potrebbe essere un modello più di qualcosa che sta sullo stesso piano e che poi ogni tanto ha maggiori o minori livelli di integrazione, quindi esisteranno discorsi più spostati su tutto l'ambito asimmetrico, discorsi più inclini a dare spazio al simmetrico, senza che necessariamente questo debba significare un paradigma del conflitto come quello che c'era tra repressione e represso. Quindi sì, ecco, mi sento di dire questo. Non so se ho risposto a tutti. Bene, ci sono altre cinque sì, mani alzate. Abbiamo una domanda in chat, un secondo, sì. La leggo. Buonasera, di Roberto Gerace. Avrei una domanda per Alessandra Ginsburg, il cui intervento ho trovato di eccezionale interesse. Sa se Matte Blanco avesse letto Hegel? Il nesso tra logica e ontologia mi pare assai imparentato con la dialettica hegeliana. Se Alessandra Ginsburg vuole rispondere. Ecco, purtroppo non so, non lo so. Posso immaginare che non che ne fosse a conoscenza, era una persona complessivamente colta, ma non posso dire con certezza se l'avesse letto. Bene, allora cominciamo con le prime tre domande. La prima è di Raffaele Donnarumma. Sì, grazie mille. Io in realtà ho tre domande molto brevi che articolo subito. Allora, la prima è per Alessandra Ginsburg, appunto. Ma secondo lei, ma non è possibile trovare nello stesso Freud una legittimazione a non far coincidere l'inconscio necessariamente col rimosso? Oltre alla citazione che lei ha fatto molto, molto opportunamente dello stesso Freud, che però effettivamente sembra un po' lasciata lì, se uno attuasse uno scivolamento dalla prima alla seconda topica, cioè dall'inconscio all'ess, che è certo un'operazione un po', insomma, non del tutto propria, ma che molti e spesso hanno fatto, beh, a quel punto l'inconscio ess non sarebbe più solo la sede del rimosso, ma anche del latente, anche di qualche cosa che insomma non è semplicemente respinto dalla coscienza, ma che ancora non è giunto alla coscienza. Dico questo perché secondo me sin da subito Orlando, che doveva essere consapevole di questo, cioè della non coincidenza perfetta di rimosso e inconscio, ha scelto di mettere fuori campo dal suo discorso l'inconscio come latenza e come emergere possibile di forze non controllate. Quindi la mia domanda è se questo è possibile. Poi avrei una domanda, un paio di domande a Valentino Baldi. Cioè, se secondo te in questa idea di coerenza, necessità di ricostruire una coerenza nei testi e di sospendere la funzione di giudizio, non ci sia proprio una radice freudiana. Quando Freud, come sanno tutti, parla del complesso edipico, dice che quello che lo interessa non è tanto il testo in sé di Sofocle, ma l'effetto che provoca tutt'oggi sui lettori. In secondo luogo, per Freud, nell'intrapsichico, il peso delle cose, delle rappresentazioni, non conta, non è minimamente legato alla realtà o alla loro irrealtà. In campo intrapsichico ci sono pure fantasie che possono avere un peso più dirompente di eventi realmente compiuti. Sì, peraltro è lì che lui inizia a pensare che l'isteria non necessariamente sia legata a un trauma reale. Quindi, da questo punto di vista, secondo me, esiste una radice propriamente freudiana al discorso che tu facevi. L'ultima domanda per Valentina Sturli. Ma secondo te Orlando aveva in mente anzitutto di identificare una figura dell'invenzio dominante in un testo, oppure pensava già che fosse possibile creare una rete di figure dell'invenzio, cioè che le figure dell'invenzio si disponessero in modi specifici in certi testi, in certi generi, in certe epoche? Cioè è possibile secondo te che pensasse a questo, o comunque che il suo discorso legittimi a pensare una cosa del genere? Cioè, che mentre le figure della disposizio, dell'elocuzio
tutto sommato le possiamo pensare singolarmente, forse invece le figure dell'invenzio vanno sempre pensate una in correlazione all'altra. Grazie. Posso andare? Sì, sì. Scusa, allora, no. Stefano Brugnolo. Certo. Grazie. Allora, la prima domanda per Ginsburg, e cioè questa. A me pare che ci sia qualche rischio nell'abbandonare appunto il paradigma del conflitto. Perché sì, è vero che se si va appunto negli, chiamiamoli, strati, livelli profondi della simmetria, tutto è uguale a tutto, in un certo senso. Ma direi appunto, intanto che la letteratura è un fenomeno che ha molto a che fare con la coscienza, anche proprio intesa come coscienza asimmetrica, asimmetrica, e che appunto se ci spostiamo troppo verso la simmetria, come direbbe Francesco Orlando, per esempio, il sogno è molto più ricco di simmetrie di un discorso appunto poetico, narrativo, però è anche, diventa appunto anche difficile da capire, da diventare appunto un bene comune, ecco. E quindi a me pare che questo paradigma del conflitto sia anche un principio analitico per provare a capire come funziona un testo. Credo anche che ci possa essere, al limite, un uso di Matte Blanco, diciamo così, alla maniera di Derrida, dove appunto tutti i sensi sono possibili, perché effettivamente se ci si sposta tanto verso, diciamo così, ogni cosa può essere ogni cosa, si perde un po' appunto il filo del discorso, mentre il filo del discorso secondo me è spesso o quasi sempre o sempre dato da un qualche conflitto di senso e di istanze. Ecco. Va bene, l'altra questione invece che pongo, ma insomma è una questione di carattere più generale, a proposito di questa idea della letteratura come oggetto desueto, ecco, io penso che lì effettivamente però a volte rischiamo di dimenticarci, no, che Francesco Orlando aveva un'idea ampia della letteratura. È vero che lui riteneva poi che i sommi capolavori fossero i sommi capolavori, però c'è anche un'idea della letteratura che è dappertutto. Ecco, mi ricordo che lui amava citare questo piccolo episodio, questo piccolo aneddoto di un convegno a cui partecipava anche Maria Corti, che a un certo punto, scandalizzata, avrebbe detto: insomma, tu allora vuoi farci credere che una pubblicità, uno sketch pubblicitario è letteratura? Vuoi forse dire questo? E Francesco diceva che avrebbe risposto: non ho fatto altro che provare a dire questo. Cioè che anche nello sketch pubblicitario ci può essere benissimo un qualche livello appunto di letterarietà. D'altra parte, come dire, il motto di spirito di Freud ci dice appunto che c'è letteratura nei motti di spirito, e secondo me, ecco, in un caso come nell'altro non si dovrebbe mai perdere l'idea del giudizio di valore. Per esempio, effettivamente a me pare che ci siano dei motti straordinariamente arguti, altri che mi sembrano motti che non valgono niente, insomma. Quindi, come dire, questo lo dico anche perché forse rispetto all'idea della letteratura che è sempre più residuale, bisognerebbe cominciare a riflettere su un'altra possibilità, che di letteratura oggi ce n'è forse troppa, a tutti i livelli. Cioè l'idea che dalla televisione alla rete, no, se ne produca tanta, la stessa, come dire, ormai inflazione della parola narrazione, per cui tutti narrano. Ecco, naturalmente con questo non voglio dire che ce n'è di buona, che questa inflazione letteraria, che questa esplosione della dimensione letteraria, io la saluti con gioia, insomma, anzi mi preoccupa,
Però ecco, proviamo a usare la parola letteratura tenendo conto appunto che non coincide solo con i classici, perché se coincide solo con l'alta, la grande letteratura, allora sì, effettivamente è diventato un oggetto desueto, ma forse non lo è, ecco, se spostiamo un po' il tiro. Volevo infine dire qualche cosa appunto anche a Valentino, e cioè a me pare che anche lui, mi pare che tu hai usato anche categorie come, no, una identificazione, cioè un lettore che è quasi guidato e quasi paranoicamente indotto a ricevere il testo in un certo modo. Ecco, volevo dire che Francesco su questo aveva fatto delle riflessioni proprio sulla questione del rapporto tra autore e lettore, e aveva detto che la sua proposta teorica poteva spaventare coloro che vedevano appunto in un lettore indotto a capire certe cose, ecco, qualche cosa lui dice di claustrofobico. E quindi a questo si reagiva appunto con l'idea di una pluralità infinita di sensi, insomma. Ecco, a me pare che Francesco avesse un po' ragione a dire che però forse esistono alcune costanti, alcuni significati che se tu li manchi, insomma, vai fuori bersaglio. Lui faceva l'esempio appunto del verso di Valéry in questo tetto solcato da, non mi ricordo più, Colombi o cosa, se non leggi, è un verso di Valéry appunto, se non leggi mare su cui ci stanno delle vele, non capisci, lo devi capire, se vuoi cogliere il significato. Quindi, ecco, rispetto anche a quell'articolo in cui lui parla appunto di reminiscenze letterarie classi logiche, a me pare che Francesco avesse l'idea, e questo mi pare sì che si possa difendere, no? Che a partire da certe suggestioni si aprono delle possibilità poi di metterci del proprio. Ma questa possibilità di metterci del proprio del lettore o dell'ascoltatore è, diciamo, limitata, no? Limitata nel senso amplissima, perché poi ognuno di noi se legge Guerra e Pace chissà quante come dire, utili proiezioni farà, insomma. Però certo, mi pare di poter dire che questa infinità di proiezioni sta dentro poi un certo numero di costanti, che se aboliamo anche questa, allora sì, effettivamente arriviamo a quello che molti dicono, che ognuno è libero di fare quel che vuole del testo e di metterci, appunto, siccome tutto equivale a tutto a certi livelli, di metterci quel che gli pare e piace. Ecco, io in questo non ci sento una coazione paranoide, ci sento una grande possibilità di proiettare appunto i nostri vissuti personali dentro però dei contesti, sì, un po' come dire indotti dal testo. Ecco, preserverei questa idea di un qualche vincolo testuale. Grazie. Bene, sentiamo anche Paola Raspadori e poi ridiamo la parola ai relatori e poi sentiamo anche le altre due domande. Sì, in realtà sono il marito. Ah. Mi chiamo Magrini. Volevo fare un'osservazione, su una assenza nell'opera di Orlando. Naturalmente, è un gioco quello di vedere gli autori o i temi trattati e quelli no, ma non faccio questo gioco assolutamente. L'assenza a cui mi riferisco è questa, e che mi ha un po', per così dire, preoccupato. Nel libro attualmente intitolato Illuminismo barocco e retorica freudiana, che io però ho e leggo nella prima, col primo titolo, cioè Illuminismo e retorica freudiana soltanto, manca del tutto, se non vado errato, ma l'ho rivisto abbastanza attentamente
per motivi miei proprio in questi giorni, manca del tutto Diderot. Ecco, questa è l'assenza che volevo segnalare, che mi stupisce, mi preoccupa un po', anche perché Diderot è, rispetto, diciamo, agli altri grandi illuministi che Orlando, di cui Orlando parla, lì per esempio molto di Montesquieu e di, come si chiama l'altro? Montesquieu? Dunque, Voltaire, naturalmente, ecco. Lì parla molto di Montesquieu e di Voltaire. Naturalmente il libro degli anni 60 porta addirittura nel titolo Rousseau. Ecco, Diderot manca completamente. Non è mai, mi sembra, nominato da Francesco, però qui mi sapranno dire meglio, diciamo, quelli che l'hanno studiato più intensamente, più da vicino. Mentre mi sembrerebbe, come dire, un autore molto, a parte la grandezza, diciamo, di Roma, anche molto interessante il rapporto al discorso orlandiano. Quindi è un'osservazione su questa assenza, diciamo, che io giro, che rivolgo in qualche modo anche a tutti coloro, mi sembra, ho appreso ora, che si accingono, stanno raccogliendo un intero numero di rivista su questa opera, voglio dire illuminismo, eccetera. Grazie. Bene, se volete di rispondere spontaneamente, comprendete la parola qua. Valentina, va bene. Ho fatto una notazione. Pagina 148-149 di Illuminismo e retorica freudiana, ora ce l'ho nel cellulare, ringrazio Francesco De Cristoforo di avermelo girato velocemente, grazie Francesco. In effetti si parla di Diderot, perché a metà della pagina 148 si dice appunto, sì, ed ad esempio la voce Agnus Scyticus di Diderot, un vegetale mitico e mitizzato come animale, quindi in realtà se ne parla un po', forse, ecco, era solo per fare questa notazione. E anche nella pagina seguente si parla della voce Aigle dell'Encyclopédie, sempre di Diderot, eccetera. Quindi no, in realtà sto citando appunto da Illuminismo e retorica freudiana, quindi in realtà se ne parla. Scusa, Valentina, sono Luciano. Mi senti? Sì. Ecco, c'è anche, mi sembra, il terzo capitolo parla di romanticismo. Sì, infatti ora io avevo questa cosa che mi, però insomma sì, mi pareva che se ne parlasse in realtà. Grazie. Beh, allora, già che ci sono, dico solo io una cosa, rispondo, grazie a lei. Dico solo una cosa appunto relativa a Raffaele Donnarumma, così gli rispondo, posso? Sì, certo, Valentina. Okay. Allora, grazie Raffaele Donnarumma, perché anzi mi farebbe poi piacere se vorrà parlarne, perché mi sembra non solo molto stimolante questa cosa che mi hai detto, ma insomma anche difficile da capire. Sicuramente la mia, non c'è, parlo subito dal fatto che non ci sono negli appunti evidenti riflessioni su questo. La mia impressione, per come era impostato il corso e per come anche quel corso me lo ricordo, oltre ad averlo riascoltato e visto gli appunti, è che un po' Orlando pensasse ad una figura dominante per ogni testo, quindi a livello lì, che era un livello però completamente esplorativo, perché appunto si parla di un corso in cui lui per la prima volta, come dire, articolava quest'idea e provava a rileggere tutta la sua produzione precedente con questa nuova chiave di lettura. Io penso che lì l'interesse proprio fosse far vedere come in ogni testo c'era una grande, diciamo, figura. Naturalmente però abbastanza presto, anche semplicemente incrociando gli esempi che lui faceva per ogni figura, si vede che poi spesso certi testi convergono. Quindi la mia idea è che magari lui pensasse poi a una dominante, però con poi, e anche lì poi c'è anche il problema difficilissimo di risoluzione, perché ci sono degli accenni brevissimi a una eventuale gerarchizzazione delle figure, cioè esisterebbero figure più ampie e figure, anche se figure delle dimensioni grandi, per esempio questa del rapporto tra personaggio e paesaggio, è abbastanza evidente che
si trova in molti testi, che magari molti testi fanno sia delle associazioni e delle dissociazioni, sia anche, quindi mi verrebbe da dire che bisognerebbe rifletterci di più. Io penso che ce ne siano, che in ogni testo se ne possa trovare più di una. Per quanto riguarda i generi e le epoche, io penso assolutamente sì. Il primo esempio che mi viene in mente è quella che Orlando chiamava una figura di trasposizione, no? Quindi appunto tutte le volte in cui si parla, lui ne parla a proposito anche del soprannaturale letterario, si parla di qualcosa, per esempio si racconta il grande mito di Faust, si parla di una narrazione soprannaturale, in realtà volendo parlare di qualcos'altro, di referenti per esempio molto, molto presenti nella realtà contemporanea, al testo eccetera. Per esempio Orlando dice che il soprannaturale di trasposizione nasce quando nel tardo Settecento, inizio Ottocento c'è bisogno di rimotivare un soprannaturale che non poteva più essere preso in maniera diretta, ma andava preso in qualche maniera a contropelo, quindi o col fantastique, il soprannaturale di incertezza, oppure col soprannaturale di imposizione. Quindi ti rispondo sul fatto che per la trasposizione sono certa che ci fosse, lui stesso già avesse pensato ad un limite temporale. Immagino che per altre figure sia un po' diverso, poi appunto forse si entra anche un po' nello spinosissimo problema appunto che è stato un po' evocato ieri del fatto che insomma fino a che hanno retto per esempio le topiche, è chiaro che il rapporto personaggio-paesaggio era codificato, penso solo appunto a tutta la codificazione antica, penso a Curtius eccetera, in maniera molto più stretta e molto meno idiosincratica in ogni testo, cioè c'erano dei moduli che erano molto più forti, quindi sarebbe anche interessante capire quanto poi le figure dell'invenzione dialoghino o meno per esempio con i topoi, che non è una cosa facilissima da affrontare, quindi sì, non so se ho risposto. Bene, c'era anche una domanda rivolta a Alessandra Ginsburg, mi pare. Alessandra, mi sente? Sì, sì, io... Aspetti, c'ho sempre il solito problema. Ecco, spero di... No, c'ho una lotta con la disattivazione. Ecco, spero... Ecco, sì. No, prima di tutto vorrei ringraziare Valentina Sturli perché mi sembra che abbia colto molto bene il senso che volevo proporre di non confondere i due inconsci e quindi di mantenere una differenza fra il modo di parlare di formazione di compromesso. Le volevo segnalare che nel suo stesso libro, che io ho molto apprezzato, ogni tanto anche lei fa questo tipo di confusione, tanto che mi ci ha fatto proprio pensare lei. Per quanto riguarda Donnarumma, ecco, sono d'accordo assolutamente sul fatto che Freud, soprattutto il primo Freud, il Freud dell'interpretazione dei sogni, non a caso aveva messo insieme le caratteristiche di quelle che lui chiamava una alogica. Però, come Monteblanco mostra, diciamo, lungamente, a un certo punto lui è andato progressivamente perdendo interesse a questi funzionamenti specifici dell'inconscio e ha sempre più dato importanza alla rimozione, tant'è vero che ogni tanto ha detto l'inconscio è la rimozione. Però questo non significa che non avesse in mente qualcosa di quello che poi Monteblanco ha sviluppato, che ha sviluppato proprio mettendo insieme le caratteristiche che Freud aveva individuato. Quindi penso che sia giusta la sua precisazione. Per quanto riguarda Brugnolo, ecco, io credo che qui, diciamo, sono d'accordo sul fatto che, diciamo, parlare dei livelli troppo simmetrici può condurre all'idea che poi non viene meno anche il pensiero. E certamente non dico che sia sparito il conflitto parlando della simmetria e della simmetria. Penso che questo avvenga però e che contemporaneamente ci possano essere molti significati. Monteblanco arriva addirittura a sostenere che esistono molte verità. E così, quando parliamo di un conflitto, per esempio in Pensare, Sentire, Essere, lui descrive dei casi clinici in cui contemporaneamente ci sono modi di leggere la stessa realtà
sia in maniera conflittuale sia in maniera non conflittuale. Quindi, diciamo, è un pensiero che va, io credo, seguito con una certa attenzione, perché questa stratificazione della mente permette di cogliere la pluralità dei significati. Allora, io sono d'accordo con Brugnolo quando dice infiniti significati no, ma molteplici significati sì. E l'idea della multidimensionalità che propone l'inconscio simmetrico, secondo me, può portare in questa direzione. Bene, se posso inserirmi velocemente in questa domanda, queste domande rivolte a Alessandra Ginsburg sull'inconscio non rimosso, mi domandavo se, cioè non mi domandavo, la prima volta che io ho sentito parlare, diciamo, di inconscio non rimosso, e una critica a Freud su questo, che l'aveva concepito soltanto come legato alla rimozione, o forse lui credeva che l'avesse concepito soltanto legato alla rimozione, è stato non in Matte Blanco, non in un testo, diciamo, che viene dalla psicoanalisi, ma nel libro di Gregory Bateson, Verso un'ecologia della mente, quindi che è, se non sbaglio, del 1972, però è un insieme di saggi, quindi può darsi anche che quello dove, in quel saggio dove l'ho letto, fosse addirittura precedente. Ovviamente la sua idea di inconscio non rimosso è legato a tutt'altro ambito, cioè anche a quello, appunto, di come funzionano le premesse, no, che vengono calate nell'inconscio, anche in una prospettiva, diciamo, sistemica del funzionamento della mente, come qualcosa che non si deve ogni volta rimettere in discussione, vagliare, e quindi permette in qualche modo il funzionamento della mente. Beh, Matte Blanco apprezzava molto Bateson, non saprei dove, questo sarebbe interessante per me sapere dove, in quale testo, diciamo, lei ha riprezzato questo. Io lo posso ritrovare di... perché ce l'ho questo libro di Bateson. Questo mi farebbe molto piacere di saperlo e di leggerlo. Ricordo che lui ne parlava con grande stima e, diciamo, sicuramente avrà utilizzato, diciamo, in parte anche il suo apporto. Però, diciamo, teniamo presente che per Matte Blanco la scoperta, diciamo, scoperta, è chiaro, aveva ragione Donnarumma, non è una scoperta vera e propria, perché Freud aveva messo le basi di questo discorso, però la chiarificazione avviene attraverso la sua esperienza con gli schizofrenici. Cioè, il giorno che Matte Blanco, camminando per una spiaggia, si accorge, pensando ai pazienti della sua clinica, ai pazienti psichiatrici, che il funzionamento della loro mente è identico al funzionamento dell'inconscio, così come Freud l'aveva descritto, diciamo, nell'interpretazione dei sogni, lì nasce una riflessione molto attenta sulle caratteristiche dell'inconscio non rimosso, e Matte Blanco ha il vantaggio che Freud non aveva di avere seguito dei corsi di logica formale. Quindi poteva, diciamo, rimettere insieme e dare una coerenza a qualcosa che, diciamo, forse Freud aveva lasciato un po' nell'angolo, cioè pur avendolo scoperto, poi non ne aveva fatto tutto l'uso che avrebbe potuto. Bene, grazie. E allora, se David Quint e Valentino Baldi hanno da aggiungere qualcosa, se sono stati coinvolti dalle domande. David Quint dalle osservazioni di... agli altri per il momento, ok? Ok, allora io dico proprio anche in questo caso due cose. Rapidamente, grazie a Raffaele Donnarumma, sì, la radice freudiana della coerenza testuale, sì, senz'altro la riconosco e assolutamente la affermo. Proprio in onestà,
quest'idea, diciamo così, della coerenza testuale, oltre che nei testi che ho citato, insomma, importante Todorov, che è soprattutto il perturbante di Freud, fondamentalmente viene dalla psicosi, dal trattamento e di Freud e di Lacan nei confronti delle psicosi. L'idea è nata dalla lettura del terzo seminario di Lacan a proposito della paziente che pronuncia queste frasi incomprensibili. La frase è «sono stata dal salumiere», che in realtà è una frase in risposta ad una offesa ricevuta da qualcuno. E Lacan sottolinea fondamentalmente che il fatto di non capire da parte dello psichiatra o dello psicologo questa frase è legata non al fatto che fosse completamente folle, ma che rispettava una coerenza diversa rispetto a quella del linguaggio della comunicazione. E per me è stato molto importante l'ultimo capitolo della psicopatologia, in cui Freud fondamentalmente parla di paranoia, di superstizione, anche di religione, e pone questa grossa differenza. Lui parla di causalità dello psichico e causalità del reale. Dice che il paranoico non crede alla causalità dello psichico e crede fermamente alla causalità del reale, cioè significa che ritrova nella realtà, anche nella sovrarealtà, nel soprannaturale, tutte le cause e le ricostruisce con una coerenza, una compattezza. Invece lui dice: io sono esattamente l'opposto, credo al caso nella realtà oggettiva, nella realtà esterna, non credo che, insomma, un gatto nero che mi attraversa la strada mi faccia venire la sventura, ma credo fermamente alla causalità dello psichico, cioè nulla di casuale, non possiamo scegliere nemmeno un numero. Quando diciamo un numero a caso, diremo un numero che può essere scomposto e ha una presa. Questo molto rapidamente mi porta a Stefano, che ringrazio molto. In realtà, secondo me, è solo una qualificazione dei termini, cioè per me coazione e paranoia sono molto positivi, cioè non erano dispregiativi, cioè questa idea, diciamo così, paranoica a livello di teoria non è assolutamente una critica nei confronti di quella che è la predisposizione. Io ho sempre avuto, ho pensato e ripensato a questo discorso della letteratura da tutte le parti, e Stefano l'ha citata, la cita molto spesso, anche Francesco ne parlava, poi ricordo un libro di Filippo Laporta, Meno letteratura per favore, quindi in cui appunto sono queste le idee. Però secondo me dobbiamo porre una differenza forte tra, appunto, lui lo ha fatto in realtà, quindi sono sicuro che anche per lui questo discorso sia assimilabile, tra letteratura e letterarietà. Cioè riconosco una figuralità, anche un alto tasso di figuralità nel discorso televisivo, in quello pubblicitario, in quello, insomma, di qualsiasi tipo, e quindi orlandianamente, in questo senso anche addirittura più che strutturalisticamente, formalisticamente, anche un alto livello di letterarietà. Non riconosco invece una assimilazione tra letterarietà o figuralità e letteratura, o almeno non soltanto questo. Quindi quello su cui ho provato a esprimermi è proprio quest'habitus, per questo dicevo, prima di qualsiasi figura, prima di qualsiasi parola, noi siamo predisposti ad un certo atteggiamento nei confronti del testo letterario, quello che io definivo coatto e paranoide, però appunto in modo positivo. Questo era il succo fondamentalmente, e quindi mi scuso per la rapidità, però così lascio anche più tempo a altre domande. Bene, David Quint, se vuole rispondere. Il microfono è staccato. Oh, grazie. Vorrei solo chiedere a Valentino Baldi, ho molto apprezzato la sua relazione, il titolo in spagnolo di questo racconto di Borges, per cortesia, o il titolo è... Ce l'ho qui, vediamo se c'è l'originale, perché in spagnolo non sono sicuro. Il carnefice pietoso. Un attimo, che lo cerco. Prendo l'originale, ce l'ho, quindi tra un secondo glielo dico. Sì. Possiamo andare oltre. Bene, allora passiamo alle altre domande. C'è Franco Fiorentino, Gianni Iotti, Elia Cavallini. No, io sarò brevissimo perché molte delle cose che volevo dire sono state già dette e anche così risposte.
voglio dire che da questo bellissimo pomeriggio, diciamo, di discussione, esco con una perplessità, diciamo, qualcosa da approfondire, da rivedere, diciamo, perché certo questa doppia idea, diciamo, di una formazione di compromesso logica, come ce l'ha spiegata Alessandra, diciamo, che tendenzialmente abolisce il conflitto perché è, insomma, che è naturale nel pensiero, che è un po' dappertutto, diciamo, è l'idea invece della formazione di compromesso come Francesco all'inizio l'ha elaborata, che poi era una sorta di eredità della negazione freudiana, diciamo, e quindi con un conflitto molto forte, diciamo, mi pare anche a me, diciamo, come un po', devo dire, ad altri che sono intervenuti, diciamo, prima di me, che hanno lavorato con Francesco, con il metodo di Francesco, ci lascia un po' sconcertati. Io poi ho sempre pensato che nella negazione freudiana, nel momento in cui Fedra dice no, non l'ho detto io, l'hai detto tu, diciamo, a Enone, il nome è un momento di un'emozione strepitosa, strepitosa. E questa emozione terribile è un'emozione che, come dire, si fonda su un conflitto. Quindi, diciamo, sarà certamente logica simmetrica che viene messa in campo, però il conflitto ha una potenzialità emotiva che certamente la letteratura sfrutta moltissimo. Quindi questo volevo dire. Poi invece un'altra cosa, un po' a margine delle cose che diceva, interessantissime, del Quint, e come dire, che è un'interrogazione sulle cose che ci piacciono, a cui molti di noi dedicano la propria vita, diciamo, la letteratura, è desueta. Io ho pensato subito alla biblioteca di Francesco, che era una cosa sacra per lui ed era una cosa, devo dire, in qualche modo arriva a dire sacra anche per tutti i suoi allievi. E certamente era una delle, come dire, delle cose che colpivano di più chi lo conosceva. Arrivava a casa sua, la prima cosa che lui faceva gli mostrava la biblioteca, e questo è rimasto nella memoria, come lo diceva anche David Quint, anche delle persone che l'avevano visto due volte. Ecco, questa biblioteca, che era, possiamo dirlo, il canone occidentale, probabilmente è un canone occidentale quella biblioteca, una biblioteca aperta. Io ho conosciuto Francesco per 50 anni e più, diciamo, anzi, credo, e quindi l'ho frequentato fortemente, intimamente per più di 50 anni e l'ho vista crescere in maniera straordinaria, non crescere come qualcuno ha detto, effettivamente Francesco sui viventi non li considerava. Ma perché? Perché non erano canonizzabili. Non erano, diciamo, ancora canonizzabili. Allora, quando stamattina soprattutto si parlava del canone che non esiste, ma sono tutti discorsi che vengono fatti su 50 anni. Ma voglio dire, sinceramente, queste persone che hanno detto che il canone non esiste pensano che si può cambiare il canone del 500, oppure il canone del 600, oppure il canone del 700. Vogliono, che ne so, mettere Fougeray de Montbrun invece di Diderot, cioè, non lo so, oppure, e poi dico di più, che l'aggiornamento del canone che si opera nelle università è straordinario. Cioè, vedete, diciamo, per esempio, io che sono un ottocentista, diciamo, mi rendo conto che uno scrittore come Madame de Duras e una scrittrice come Madame de Duras non esisteva fino a... era marginale fino a quando io cominciavo a studiare, cioè gli anni 70. Adesso è entrata nel canone. Quindi, come dire, io ho la sensazione veramente che c'è un masochismo intellettuale, che certamente c'è una marginalità della letteratura, perché anche per chi come noi a una certa età, negli anni 70, la letteratura occupava le librerie, occupava il mondo, era, adesso non è più così. Ma, come dire, che poi come istituzione sia così in crisi, io non sono meno convinto di quanto mi è parso sia nel dibattito.
Grazie. Grazie, e ora si è prenotato Gianni Iotti. Sì, grazie. Io volevo dire qualcosa molto breve su questo tema delle figure dell'invenzione per rivendicare la grande coerenza che questa ricerca, diciamo, riveste all'interno del pensiero di Francesco Orlando. Coerenza e anche, diciamo, culmine, come dire, completamento, perché, insomma, dall'idea che mi sono fatto, come dire, Francesco vedeva in questa ricerca veramente il compimento di tutta la sua idea di letteratura, ma anche, insomma, con tutto, diciamo, lo spessore anche antropologico della cosa. E riguardo alla coerenza, appunto, diciamo, tant'è vero che è possibile una proiezione retrospettiva della griglia, diciamo, delle figure dell'invenzione che fa Francesco stesso. Basta pensare, diciamo, che la lettura della Phèdre, oppure l'esempio che lui fa, quel capitolo primo 18 di Le Rouge et le Noir, insomma, lì si vede, appunto, diciamo, come è possibile. Lui dice, appunto, che non usava ancora questo termine, e però, diciamo, nello stesso tempo l'idea che aveva facendo questa ricerca era già in nuce, diciamo, appunto, in quelle sue prime ricerche. Ecco, nello stesso tempo, quindi, anch'io, diciamo, sono d'accordo con quello che diceva Stefano sul fatto, appunto, diciamo, che anche lì, ecco, la dimensione conflittuale è presente, perché, insomma, il pensiero di Francesco è, direi, fondamentalmente agonistico, e questo, appunto, l'abbiamo detto anche a proposito della struttura della formazione di compromesso, e, insomma, non c'è dubbio che le figure dell'invenzione funzionano figuralmente, non so se Valentina sei d'accordo, ma, insomma, funzionano figuralmente nel senso che, appunto, lo sforzo di Francesco è quello di cercare dei livelli crescenti, diciamo così, di coerenza, e, per così dire, appunto, c'è questo aspetto di proliferazione di certe strutture, appunto, chiamiamole simmetriche, e nello stesso tempo, però, queste figure, appunto, funzionano, come dire, funzionano contrastivamente in base, diciamo, appunto, a dei criteri, diciamo così, di realtà asimmetrica, e in questo senso, ecco, si crea questa dialogicità, diciamo, appunto, che è l'essenza del funzionamento figurale. Per cui, ecco, rivendicherei senz'altro questo aspetto, appunto, diciamo così, conflittuale anche in questa ricerca, e rivendicherei, appunto, l'aspetto estremamente coerente di questa ricerca rispetto alle prime. Nello stesso tempo, ecco, quello che volevo dire è che non c'è dubbio, non saprei, ecco, se si possa dire, appunto, che in quella ricerca appunto si accentua, come dire, un aspetto più, diciamo, appunto, verso la simmetria, la dimensione, appunto, dell'emozione. Però, ecco, non c'è dubbio che, fermo restando, appunto, il funzionamento conflittuale, e quindi, diciamo, la formazione di compromesso anche lì, diciamo, è presente, non c'è dubbio, mi pare, che lì però l'accento cada sull'aspetto, diciamo così, costruttivo, ecco, questa idea, diciamo, di qualcosa che si espande, che prolifera nel testo, fino a, diciamo, a informarlo in una maniera che, appunto, se questo funzionamento, diciamo, è pur sempre fatto di tante opposizioni, tanti conflitti, però, ecco, l'accento mi sembra che venga spostato su questo funzionamento, appunto, di una globalità proliferante, in cui si vede come questo pensiero simmetrico, diciamo, come dire, si riverberi, si innervi, diciamo, in tutto il testo. Ecco, questo mi sembrava un aspetto così, insomma, interessante, perché in qualche modo, appunto, ci obbligherebbe anche a rivedere e a includere questo aspetto, appunto, diciamo così, espansivo a fianco della dimensione più conflittuale della formazione di compromesso. Grazie. Bene, c'è una domanda di Elia Cavallini, prego. Sì, grazie. L'ora è tarda, quindi sarò rapido. Avevo una domanda per Valentina
Furli, di cui ho apprezzato moltissimo l'intervento e il saggio, riguardo alle figure dell'invenzione che lei ha catalogato come problematiche, perché mi interessava capire se lo erano in un certo senso, magari indirettamente, anche per Orlando stesso. Se magari lui, lei ha segnalato come avessero, ci fosse stata poca bibliografia al riguardo da parte di Orlando, pochi esempi, ma se Orlando nelle sue spiegazioni al riguardo dava l'idea di avere magari meno certezza riguardo a queste figure dell'invenzione rispetto ad altre, perché alcune, come la risemantizzazione, personalmente, anche se anche lei ha segnalato come può essere superata da altre, rimpiazzata da altre in molti casi, in altri mi è parsa con del potenziale, insomma. Un'altra cosa rapida che volevo dire riguardava un concetto espresso da Valentino Baldi durante la discussione, ovvero la differenza forse tra letterarietà e letteratura, perché mi pare che in questi due giorni ci sia stata un po' di discussione anche a riguardo di una caratteristica di Orlando, di come dopo tutto abbia un bacino, diciamo, di testi a cui fa riferimento abbastanza ridotto, un canone, ma contemporaneamente una visione della letteratura come qualcosa di molto ampio. E in questo senso ero intervenuto ieri pomeriggio spiegandomi poco bene, ritengo che forse proprio le figure dell'invenzione possono essere un elemento che differenzia la letteratura tra una letteratura dura, pesante, alta, come la si vuole chiamare, perché alla fine appunto mi pare che convivano in Orlando un concetto ampio di letteratura, ma un concetto ridotto di letteratura che poi lui si è appassionato a studiare e che ha ritenuto carica di contenuto da studiare. Ho finito, grazie. Bene, posso dire una cosa? Anche, sì, Alessandra Ginsburg. Cioè, sono assolutamente d'accordo che non è che viene meno il conflitto parlando della logica simmetrica e della logica asimmetrica. Quello che io volevo precisare era che è più possibile che sia la logica asimmetrica a provocare il conflitto di quanto non sia il modo simmetrico di funzionare, che irrompe, e quindi se irrompe troppo in superficie produce caos, impazzimento, eccetera. Però se noi guardiamo anche alle emozioni molto intense, queste rapide irruzioni che fa il modo simmetrico, diciamo nel pensiero asimmetrico, hanno la caratteristica di, diciamo, funzionare per l'appunto per classi, e quindi diminuiscono la percezione di realtà e in questo senso possono produrre anche un conflitto. Però è qualcosa che va visto sempre attraverso la anacricità, il fatto che non ha una sua volontà il modo di essere simmetrico, proprio perché non esisterebbe senza la simmetria. Quindi forse io ho esagerato nella mia formulazione e non mi sono fatta capire, però quello che vorrei pregare, diciamo, voi un po' di guardare meglio è questa peculiarità che ha il modo simmetrico rispetto a quello asimmetrico, perché se si trattano semplicemente come due cose che si alternano, secondo me si riduce molto la portata cognitiva di questo concetto. Bene, chiedo ai relatori se vogliono rispondere. Vale. Sì. Io ho la parola solo perché ho trovato il titolo per David, lo dico sennò poi mi dimentico. È il verdugo piadoso, scusate per lo spagnolo, quindi il verdugo piadoso, finito. Io dico solo una cosa a Elia Cavallini, che ringrazio. Elia, poi se vuole una volta possiamo parlare delle figure dell'invenzione, anche, come dire, così le
le spiego un po', mi sembra che insomma mi ha fatto delle domande molto belle e la ringrazio. Per quanto riguarda le figure problematiche, che poi alla fine sono tre, sono sicura, una l'ho messa tra le figure problematiche, la graduazione, perché stava al confine con le figure di disposizio e mi sembrava che c'entrasse poco con il resto del corpus. L'eccezionalizzazione le dico subito che io non l'ho capita, cioè io veramente ho avuto delle difficoltà quando sono arrivata agli appunti e ho detto vabbè, mi limito a dare conto del fatto che Orlando, io ancora non ho esattamente, anche perché ci sono pochissimi esempi, ho provato a ricostruire, però lì veramente mi sono fermata, quindi appunto greco mest non legitur, nel senso che io ho dato conto, però veramente non capivo fino in fondo cosa avesse voluto dire con quella. La risemantizzazione è molto importante, secondo me è fondamentale, tra l'altro ho fatto degli esempi che venivano appunto, per esempio mi pare di aver utilizzato anche degli esempi dalle analisi di Guido Paduano e di Alessandro Grilli su Aristofane, che appunto da non competente, da ex classicista ma non da grecista, mi sembrano molto interessanti, però anche in quel caso mi sembrava che si andasse molto a scivolare anche un po' sul piano del rapporto tra invenzio e locuzio, quindi anche in quel caso avevo un po' di difficoltà a, come dire, inquadrarle, per cui appunto proprio per onestà ho preferito lasciarle, come dire, anche un po' al giudizio del lettore e proporle in maniera, come dire, documentata ma meno inserita in altre cose, quindi questo era solo per dire. Dopodiché, per quanto riguarda Gianni Iotti, che appunto tra l'altro si è occupato prima di me degli inediti delle figure dell'invenzione, perché appunto ne aveva già dato conto in un articolo molto importante su cui mi sono basata nelle sei lezioni per Francesco Orlando, quindi è stato il primo ad avere il merito di leggere sistematicamente questi inediti. Sono perfettamente d'accordo con le sue osservazioni anche su questo discorso della proliferazione del simmetrico, quindi assolutamente sì, assolutamente sì. Bene. Io vedo che Alessandra Ginsburg ha ancora la mano alzata, ma forse le è rimasta. Sì. E Valentino Baldi voleva dire qualcosa? Ah no. No, okay. Va bene, direi, ho detto un sacco di cose, quindi mi fermerei. Bene, io direi, com'è? Non so più altro, non ho più altre conoscenze sull'argomento. No, scherzo. Beh, non so, abbiamo fatto le 19.35, questo pomeriggio è stato molto ricco quanto le altre tranche del convegno e anche il dibattito, per cui sono veramente molto felice insomma di aver partecipato e ringrazio tutti i relatori, le relatrici, e i presenti che hanno seguito e ovviamente gli organizzatori. E direi di chiudere qui e di darci appuntamento per domani mattina. Che dite, Sergio? Sì, come no, certo. Sì, va bene. No. Allora, domani mattina alle 9, sì. La seduta sarà presieduta da Massimo Fusillo e ci saranno, come al solito, 4 interventi. A domani. Grazie Carla, grazie mille. Arrivederci, buona serata. Grazie a tutti, veramente. A domani, arrivederci, a domani. Arrivederci. Ciao Dave.